I primi minuti sono tutti. È probabile che possa esserci anche un po' di come dire, di oh, ok, vedo delle cose su Facebook, vedo delle cose. Vediamo, vediamo. Appariamo. Siamo apparsi. Siamo apparuti. Ottimo. Allora, ciao a tutti ragazzi. E ciao ragazzi. Benvenuti in questa live. Questa non è stata inaspettata come le altre, ma ha avuto qualche giorno come dire, preavviso. Ci saluta Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. È una live, come dire, come al solito, per condividere un po' due chiacchiere, un po' a disegnare insieme, darsi la possibilità anche di potersi conoscere un attimino, che, dato che insomma i disegnatori sono un po' dei lupi solitari, ecco, stanno dei maghi nella Torre Eburnea a inciuciare con i loro colori, con i loro disegni, ecco, ma poche occasioni ci sono per potersi conoscere. È arrivato anche Davide, infatti, scusate, perdonate, io come al solito un po' cafone, un po' così sono partito a 3.000, ma in realtà mi accompagna in questa chiacchierata di oggi Ah, Domenico Cava, ecco, alias Bion, presente. alias Biscotto, perché in realtà il suo vero nome è Biscotto, un nome totemico. Il biscotto. Esatto, che dovete sapere, insomma, lui è un bravissimo disegnatore. Ora, con molto orgoglio dico che è stato anche un po' figlio mio, nel senso che per una parte del percorso della sua formazione è stato un mio allievo. Tra l'altro, Confermo tutto. ci sta raggiungendo anche Un altro un altro figlio. mio figlio spirituale, però adesso mio grandissimo amico. Insomma, in realtà siamo una bella famigliola, di disegnatori pazzi. Si può Allora, dire una bella si famigliola. aggiunge a noi Davide, che però Salve, non ho la webcam, ragazzi, è un problema. ma Non non è la la faccia, non la faccia. Allora, no, aspetta, vorrei provare a niente, volevo farti una faccia fittizia. Fammi una faccia nuova. Non so se questa cosa sarà Può possibile. cambiare avatar, poi però Allora, magari lo vediamo dopo. però facciamo. e salutiamo Pietro Bastas che ci manda dei cuoricini. Un Malum Channel che non, cioè nel senso dietro un avatar o dietro un nome, un nick non si può conoscere. Salutiamo Daniele, salutiamo Mauro. Questa volta non si è voluto unire con noi perché aveva da fare, aveva delle cose Cose mistiche. 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 C'è Giovanni che ci saluta. Bene. C'è Serena. Ciao Serena. Ciao ragazzi. Come al solito, questi incontri, dicevo, hanno lo scopo di divulgare un po' l'arte. La pittura, nel nostro caso la pittura digitale, il disegno, il design, la concept art, insomma, cose di questo tipo. Quindi sono delle occasioni per poterci confrontare. Quindi, in qualsiasi momento, qualora aveste voglia di fare delle domande, chiederci dal più banale che pennello usi alla cosa più complessa e assoluta, ovviamente, sempre se è nelle nostre possibilità poter interagire o trattare determinate tematiche, siamo sempre contenti di poterlo fare. Sempre a disposizione. Quest'oggi parleremo di un argomento molto, molto importante, no? Tutti sapete che, insomma, per costruire un edificio bisogna fare prima delle buone fondamenta, perché il rischio è che il palazzo poi, prima volata di vento, venga giù, no? E questa cosa è tanto vera nella costruzione degli edifici quanto nella costruzione di un percorso artistico. Ovviamente, in realtà, il discorso può essere esteso a qualsiasi disciplina, ecco. Però, nel nostro caso, noi parliamo d'arte e di questo tratteremo. Ora, cosa sono questi fondamenti, che spesso si dà, ma devi rinforzare i fondamenti, i fondamenti nella. Ma di che cosa si parla? Questi sconosciuti. Questi sconosciuti, insomma, sono super accessibili perché stanno lì, ma molto spesso lì si sottovaluta e molto spesso, come dire, vengono affrontati in maniera superficiale, blanda, e con rischio, ovviamente, perché? Perché l'intento è che lo scopo dell'arte sia anche quello dell'intrattenimento, intrattenimento che svolge chi pratica l'arte, nel divertirsi a disegnare quello che ama, no? Magari ti piace disegnare i personaggi, piace disegnare le astronavi, quello che vuole, insomma, ma si preoccupa poco del fatto che per poter rappresentare in maniera efficace qualcosa, quindi anche per poter raggiungere una complessità e una capacità di controllo dell'oggetto e della rappresentazione, bisogna conoscere
bisogna partire dalla fisica della realtà, ecco. Adesso, infatti, stiamo aprendo un corso di fisica, Quadra Academy. scherzo. No, però... Un corso di scienze applicate. Alcune cose nell'arte. L'arte, alla fine, che cos'è? È un grande specchio, ne abbiamo parlato, è un grande specchio della mente umana, no? Che ovviamente lavora principalmente sulla... utilizzando, a seconda del tipo di arte, l'immagine o la scultura, insomma, bla bla bla. Ora, ovviamente, proprio perché si usano, una parte di quest'arte usa la rappresentazione della realtà, una realtà che deve essere funzionale, credibile, insomma, accessibile alla lettura di chi osserva, conoscere i fondamentali è estremamente importante perché vi permette di poter affrontare la questione della rappresentazione con consapevolezza. Altrimenti uno fa cose a caso, che con un termine tecnico si dice naif, no? Naif vuol dire primitivo, nativo, insomma, in qualche modo, no? Cioè nella misura in cui si crea una produzione che è il frutto della mia creatività, delle mie intenzioni anche artistiche, ma la poca consapevolezza artistica, la poca consapevolezza della fisica della realtà, della fisica della rappresentazione, parlo della rappresentazione dello spazio, per esempio, no? Cioè noi abbiamo tutta una serie di tecniche che ci semplificano l'approccio alla rappresentazione dello spazio, come per esempio la prospettiva, che ovviamente è un metodo di rappresentazione della realtà, ma non è la realtà, è una versione semplificata. Punto primo, noi abbiamo una percezione della realtà, no? Che è binoculare, no? Cioè abbiamo due punti di vista invece che uno, ovviamente la prospettiva semplifica le cose come se fossimo dei ciclopi, insomma. Ecco. E c'è la teoria della luce, dell'ombra, no? Capire come funziona, in che rapporto i valori si relazionano alla luce, in che modo cambia la luce in una superficie, a seconda del tipo di superficie, quali sono le caratteristiche fisiche e chimiche affinché una superficie sia, che ne so, speculare, assorbente, riflettente, traslucente, tutta una serie di altre cose, che sono aspetti importanti se vogliamo porci il problema della rappresentazione. Ovviamente si parla anche di colore, perché la fisica del colore, cioè comprendere il colore a un certo livello, vi permette di arrivare a quel livello di realtà, di credibilità, no? Ovviamente tutte queste cose noi le studiamo, le conosciamo, anche per superarle, perché l'arte non ha l'unico scopo dell'arte, non è quello di riprodurre una realtà possibile, altrimenti faremmo tutti fotografia, per dire, no? Esatto. Ma, oppure ritocco fotografico. Ma conoscere la realtà ci serve per creare una base per poter costruire delle cose che hanno senso e valore all'interno della psiche dell'osservatore, ok? In un dialogo continuo che avviene tra l'operatore, l'opera e il fruitore, che raccoglie quest'opera, elabora personalmente, partecipa di fatto all'opera, una famosa espressione beholder share, non so se la conoscete, no? E in qualche modo rende l'opera completa. Ma, d'altra parte, l'opera può essere completabile se difatti gli strumenti dell'artista sono stati affinati, altrimenti il rischio è che il margine, no, di completamento dell'opera è relativo o approssimativo, e pertanto chi fruisce l'immagine non riesce a creare quel rapporto, quel dialogo che è magico, no? Diremmo, no? La sospensione dell'incredulità, cioè il momento in cui, guardando un'opera, io di fatto non mi sto ponendo il problema che sia vera o reale, ma è vera per me, no? E questo è molto molto importante. Per fare questo entriamo all'interno di tutta una serie di meccanismi che sono importanti, e ci giocheremo un po', insomma, faremo dei divertis, ma ovviamente tutte le cose che diremo sono sempre trattabili, discutibili, quindi se avete domande, avete consigli, insomma, cose di questo tipo, fate pure, ecco, insomma, partecipate. In più, un'altra cosa altrettanto importante è il fatto che l'arte si esprime attraverso dei codici che sono, storicamente stratificati nella cultura visiva, no? E che quindi
averne un minimo coscienza ci permette di essere consapevoli, di arrivare a rappresentare delle cose che siano in dialogo con l'immaginario collettivo. E parlo che cosa? Della cultura visiva vera e propria, quindi storia dell'arte, parlo della consapevolezza del segno, no? Parlo dell'importanza anche del design, no? Che sono tutte cose che, come dire, costruiscono uno per uno i pilastri di un edificio molto robusto, no? E niente, questo è, insomma, era l'argomento di oggi. Come la tastiera di un pianista. Esatto, mettiamo tasto dopo tasto in modo tale che si possa avere un range completo. Ovviamente una tastiera priva dei pezzi ci impedirà di poter suonare determinate cose. Certo. Anzi, a maggior ragione, una tastiera priva di pezzi in questo caso, no? Non solo non ci permette di non suonare alcune cose, ma influenza negativamente anche quelle che potete suonare. Esatto. Perché ovviamente il regime espressivo viene potenziato sinergicamente da tutte queste forze, no? Faccio un esempio. Ci sono molti artisti bravi, disegnatori, che disegnano la linea. E la linea è un codice, no? Ora, il problema è che questo codice è un codice astringente, soprattutto se non si fa altro che quello. Il cervello si setta su una pratica, no? E inizia a vedere il disegno come qualcosa di totalmente avulso alla realtà, ma che funziona soltanto attraverso, come dire, un aspetto astratto che è appunto il codice utilizzato. Il rischio è che poi chi disegna in quel modo non faccia altro che collezionare una serie di codici astratti, di simboli se vogliamo, che attacca come sticker senza averli capiti veramente, no? E poi si vede che quando magari mette del chiaroscuro o un aspetto pittorico, insomma, un po' più evidente, casca l'asino perché le cose non funzionano, no? Certo. Oppure un'altra cosa, per esempio, è quando si fanno ruotare alcune rappresentazioni nello spazio. Io vedo molti studenti che magari affrontano il problema del turnaround e diventano pazzi perché riescono a far funzionare le cose soltanto se viste in una direzione. Il turnaround, la cosa che a me mi stranisce è che è un problema logico. No? E certo. A volte quello che manca è proprio una buona costruzione logica, anche perché chi ha detto che l'arte è figlia soltanto dell'intuizione, della creatività, no? del faccio le cose come mi pare, c'è anche quello, cioè nel senso c'è anche l'esplorazione, l'intuizione, lo slancio, ma l'intuizione, la creazione e lo slancio sono un salto che se fatto su una scala, la scala della consapevolezza, vi porta ad altissimi livelli. Se invece fate dei saltini randomici, è come, discorso del piano di prima, strimpellare su un piano mettendo a caso le dita sulla tastiera. Vengono fuori dei suoni. Possono essere definiti artistici? Ovviamente no. La disciplina, una disciplina artistica è una disciplina che è il risultato di uno sforzo e di uno sforzo perpetrato nel tempo e non può essere una cosa che si è svegliato una mattina. Anche questo per poter combattere tutta una serie di allucinazioni che ancora purtroppo sono presenti nel mondo dell'arte, che sono tutte quelle cose tipo hai talento. Io ho scelto che tu, dai, insomma, ora sfatiamo questo mito perché è un mito ottocentesco, un mito romantico, no? In realtà sì. Uno si sveglia la mattina e diventa quello che vuole. L'unica cosa che può succedere è che magari per tutta una serie di ragioni anche di tipo biologico, cioè nel senso nasciamo con caratteristiche diverse, no? Abbiamo cervelli diversi e alcune persone potrebbero essere, rispetto, che ne so, alla comprensione dello spazio o alla comprensione della luce, no? O la comprensione del colore più geneticamente portati. Tuttavia il cervello è l'organo più plastico che abbiamo. Questo cosa vuol dire? Che di fronte a una stimolazione di un certo tipo chiunque è in grado di fare qualsiasi cosa, no? In più, a differenza di molte altre discipline, per esempio di discipline fisiche, parlo, che ne so, arti marziali, danza, cose, ovviamente tutti possono studiare qualsiasi cosa, però se io non ho un fisico adatto per fare salto in alto, mi posso allenare tantissimo, avrò un limite che dipende dalla mia genetica. Certo. In questo caso, nel disegno, a meno che tu non abbia dei problemi neurologici o fisiologici, per cui non hai le mani, non hai gli occhi, insomma,
ti dispiace, ovviamente, no? E pure lì bisogna parlare, perché c'è gente che dipinge anche con i piedi, insomma. Esatto, quindi vabbè. La cosa affascinante è che il cervello di fatto ce l'abbiamo tutti, e proprio perché ce l'abbiamo tutti, ed essendo un organo plastico, cioè una sorta di mucillagine di neuroni, no? Modellabile. Cellule della gluina, insomma, che stanno lì, è una sorta di padding, no? Di budino, no? Grigio-rosa, no? E ecco, ce l'abbiamo tutti, e la caratteristica principale di questo cervello è che, a seconda dello stimolo che gli dai, si creeranno dei pattern neurologici, dei percorsi neuronali che serviranno a risolvere più facilmente, no, il problema che gli create. Quindi se gli create un problema artistico, giorno dopo giorno questa cosa succederà. Ovviamente molte persone si scontrano anche con, come dire, con la difficoltà del fatto che il raggiungimento di un determinato obiettivo potrebbe non essere lineare. Ma ora, questo è un discorso molto ampio, magari lo affronteremo anche in altro contesto, però ha a che fare con i percorsi di apprendimento. Tra l'altro potrebbe anche essere un argomento da poter analizzare su altre live, se vi piace, insomma, buttate lì. Tra l'altro potete fare anche un giro sui vari social, la pagina di Facebook di Quadro Academy, la scuola che abbiamo aperto, il gruppo di artisti, insomma, di cui mi circondo, bla bla bla, e potete mandarci dei messaggi, oppure scrivermi su Facebook, oppure mandare dei messaggi sotto i video su YouTube o su Twitch, insomma, in modo tale che queste discussioni rimangano vive e si possa fare anche, come dire, della consapevolezza artistica attraverso una comunicazione sempre vivace. Allora, volevate aggiungere qualcosa, ragazzi? Ma io volevo più che altro confermare, visto che comunque, come anche Davide può dirti, essendo noi allievi e quindi da poco ricevuto questa spinta della conoscenza dei fondamentali, comunque siamo la prova vivente che studiando e impegnandoci si raggiungono certi risultati. Volevo solo aggiungere che molte persone magari si lasciano abbattere dal pensiero di dover imparare tutta quella roba, tutti quegli argomenti, perché magari vedono una montagna insormontabile e si trovano magari scoraggiati. E in quel caso io mi sento di dire che è vero, perché è verissimo, ma che sforzando il cervello a fare sempre meglio, come anche nelle arti marziali, quindi la ripetizione, lo studio anche del rifare giorno per giorno con attenzione quello che si studia, si arriva poi a un certo punto ad avere una linea di crescita sempre stabile. Quindi diciamo che magari all'inizio può sembrare più difficile, però poi con il tempo diventa più leggero anche il migliorarsi e andare alla ricerca. Ovviamente poi c'è un rallentamento a un certo punto, però soprattutto all'inizio. Una curva di apprendimento, ma difatti di là, cioè nel senso, nel momento in cui si costruisce i propri strumenti espressivi, poi inizia un percorso di ricerca personale, che è un percorso bellissimo, affascinante, ma anche disarmante, perché in qualche modo, finché tu sai che devi studiare prospettiva, luce, anatomia, cose di questo tipo, insomma, è facile, lo fai e basta. Ma dopo, chi vuoi essere artisticamente parlando? È un percorso di ricerca personale. Tant'è che ammetto che è la prima volta che ho finito le tue lezioni con te, praticamente, Ando, io sono rimasto un po' spaesato, perché fino a quando dovevo seguire le lezioni, diciamo, avevi una guida, avevi un binario già bello predisposto. Chiaro. Ed era più o meno facile seguirlo, cioè nel senso, chiaro, stavi là, eri sia innamorato della lezione, di tutto quello che facevi, sia era indirizzato. Nel momento in cui finisce, c'hai quell'ostacolo che è adesso sono io e devo lavorare con me stesso, soprattutto, capito? Quella è la parte più difficile. Sì. Però posso dire una cosa, ecco, insomma, non... ovviamente non mi sto vantando, semmai vanto te, ecco. E, cioè, il fatto è che comunque dopo che sei uscito da scuola, dopo un cappello necessario di tempo, che è un periodo di transizione,
adesso comunque ti arrivano dei lavori, no? E questo che cosa vuol dire? Che di là dal adesso che cosa faccio, hai però gli strumenti per poterlo fare. Ah, ma più è ovvio che è come dire, prendo la patente per avere la macchina, no? Sì. Ma poi dove vado? E quello, quello lo devi capire da solo, devi sentire ti devi sentire dentro, no? Devi, per esempio, fare anche un'analisi di quello che ti piace e quello che ti piace fare, che sono due cose diverse. Io, per esempio, per questa ragione, c'è stato un periodo che andavo nella direzione del fumetto, ma ti parlo di parecchi anni fa, perché il fumetto mi piaceva. Ma c'è una bella differenza tra mi piace e mi piace farlo, no? E sì. Disegnare lo stesso personaggio 800 miliardi di volte è una cosa che mi appalla tantissimo, perché io sono una persona che si annoia a fare il vento, no? Quindi avere la possibilità di avere tanti stimoli diversi, come succede nella concept art, nell'illustrazione, bla bla, secondo me è molto importante. Tra l'altro, l'esperienza dello sgomento di fronte al salto nel vuoto, secondo me è un'esperienza bellissima. Sì, sì. È come un innamoramento, no? Ti fa sentire vivo. Ti fa sentire vivo, bravissimo. Lo senti che sei adesso, stai facendo un viaggio, no? E però non è un viaggio da turista, per cui, ah, io vado lì, no? E con la tua macchina fotografica fai le foto e te ne torni a casa. È un viaggio da esploratore, no? Cioè, ti si sollevano i sensi, si svegliano i sensi, no? Sì. Inizi, certo, ovviamente è anche, si ha quella sensazione anche di pericolo, no? E quello è infatti la ragione per cui molte persone soffrono d'ansia. L'ansia è la risposta ad un pericolo. Qual è il pericolo? Il pericolo di non sapere, no? Però si cresce anche attraverso questo tipo di esperienza, no? Si cresce nel tentativo di esplorare tutta una serie di margini o di frange che ovviamente non si conoscono e che se te dico io quello che devi esplorare, tu stai facendo la scoperta dell'acqua calda o stai rischiando in campo artistico di diventare un clone, che è una cosa bruttissima. È una cosa terribile. Questo non vuol dire che non ci debbano essere dei maestri spirituali. No? Ma certo. Parlando. Cioè, ci sono tantissimi maestri che uno sceglie per il modo di fare, per la composizione, anche soltanto per la paletta cromatica, quello che vuoi. Va bene, non è un problema. Dicevo, se voi vedete Verrocchio e Leonardo da Vinci sono molto vicini, Da Vinci era allievo del Verrocchio. Ovvio che le influenze ci sono. Sarebbe sciocco pensare che io non abbia influenzato in qualche margine i miei allievi, no? Tuttavia mi guardo bene dal dire no, lo devi fare come ti dico io. Ovviamente se suggerisco questa direzione è quando dall'altra parte non c'è una soluzione accettabile. Ma no? Infatti da questo punto di vista, avendo anche fatto altre esperienze di scuole, studi, eccetera, eccetera, comunque è anche questo che probabilmente porta a una crescita così profonda, il fatto che c'è da parte del maestro, in questo caso, l'apertura a sì insegnarti il metodo principale, il fondamentale, però anche a lasciare spazio al proprio immaginario, alla propria visione, di poi prendere una direzione. Quindi magari ti lascio il ponte, però tu il modo in cui lo vuoi attraversare sono fatti tuoi, se lo vuoi fare in moto, a piedi. Ma anche perché i concetti alla base del ragionamento sono universali. Sì. L'arte è un linguaggio, no? Uno può decidere di avere... di conoscerlo e poi di usarlo in maniera aulica, in maniera sintetica, maniera, no? Così che io ho avuto studenti che facevano pittorica, cioè un linguaggio pittorico, c'è chi aveva un linguaggio sintetico, certo. Cartoon, chi grafico, insomma, a seconda dei casi, no? Chi realistico. La scelta deve essere individuale, perché se non fosse individuale, l'arte si ascriverebbe a tutta una serie di codici, ma quattro messi in croce che stanno dentro una scatola e finirebbe lì, fine della scoperta, fine della gioia, certo. Parte dell'esplorazione dell'arte è proprio quello, no? Certo. Alla fine ogni artista è come una piccola goccia, no? di un mare molto più ampio che fa parte del percorso di crescita. Ovviamente parliamo di crescita artistica, però lo possiamo estendere anche ad altri ambiti o altri aspetti culturali, no? Quindi, insomma, secondo me bisogna prendersi la responsabilità di costruire gli strumenti necessari per il viaggio e poi
come dire, avere il coraggio di farlo. Esatto. Lo so che purtroppo non è facile, purtroppo non solo non è facile, ma spesso bisogna combattere, no? Per poterlo fare questo viaggio, no? E c'è da dire che ci sono molte persone che trovano il terreno accidentato, no? E vedo che hanno più carica, no? Per chi dice, no, ma io lo voglio fare lo stesso, no? E che, ora, che cosa rappresenta questo terreno accidentato? Magari, che ne so, i genitori che sono contrari, o l'immagine della società che dice, ah, ma l'artista è quello che non fa un cazzo, sì. Lavoro la mattina alla sera, ma meno male, cioè nel senso... Una parte meno male, perché cioè, insomma, almeno non ho problemi per pagare l'affitto, cose di questo tipo. Ma un'altra cosa è, l'unica cosa che mi permette di sopportare il peso di un lavoro così stancante, perché comunque cioè, io la sera vado a letto e ho la testa piena di immagini, piene di possibilità, di cose, no? Di idee, è che mi piace. Se non, se non amassi... E questa cosa è molto importante, perché spesso e volentieri molti artisti, e dico artisti anche affermati, no? Sviluppano, proprio perché si identificano con lo sforzo e poco con l'amore, si identificano con la tecnica, no? Ok, io sono un tecnico, sono un artigiano, quasi a nobilitare l'arte diminuendola, è un paradosso, no? E quindi praticamente siccome so fare i fondamenti, adesso io rappresento e quindi lavoro. Allora, diciamo esatto. Che per il mercato viene fuori un cavolo, se tu sei hitleriano con te stesso, no? Sei uno stronzo, se sei la persona più buona, cioè, o ti vuoi bene, non gliene frega niente, ma l'artista ci deve convivere con se stesso, no? Quindi prima impari, no, a dialogare, meglio. Forse stiamo prendendo una via una tangente. Allora, facciamo un giro sulla chat e vediamo che ci dicono, perché poi, tra l'altro, oggi volevamo fare delle piccole dimostrazioni, no? Una dimostrazione di come, in effetti, la consapevolezza dei fondamentali può essere utile, no? Via via che complichiamo le cose, perché il ragionamento è semplice. No, ma infatti, non vi faccio spoiler, ma ci arriviamo con calma. Allora, ci salutano una serie di Alessi, Capotolo, e ci saluta Giovanni. Bene, bene, leggiamo se c'è, vediamo se c'è qualche domanda. Vai. Allora, c'è una domanda di Pietro Bastas, che dice, non so se è un off topic, di solito trattiamo le inquadrature come se fossero fatte dalle camere delle lenti. Esiste una modalità invece basata sulla visione binoculare, come gli occhi, come gli occhi sul VR o funzioni sul 2D? Abbraccio tutti. Allora, di base, quando si rappresenta si cerca di rappresentare in maniera semplice, tuttavia l'artista molto consapevole riesce a fare tutta una serie di aggiustamenti, no, percettivi alla rappresentazione, che di fatto, se io dovessi applicare in maniera astringente, quindi proprio come dire, aderente la teoria della prospettiva, il risultato sarebbe sbagliato. Mm-hmm. No? Vi faccio un esempio, no? La prospettiva si dice che sia nata nel 400, no? Con Brunelleschi, proprio. Tuttavia c'erano delle rappresentazioni già a Pompei, dei trompe-l'œil praticamente, che avevano delle chiavi prospettiche. L'unica cosa è che il punto di fuga non era univoco, no? Esatto. Quindi, per esempio, c'era questa immagine che se la guardavi frontalmente, la parte bassa era in prospettiva, poi alzavi la testa e il punto di fuga era più in alto, no? Un errore prospettico, diremmo. E se non fosse che in realtà l'utilizzo di più punti di fuga principali corrispondesse al movimento della testa, no? E che quindi in realtà chi faceva la prospettiva a Pompei non solo conosceva la prospettiva, ma riusciva a rappresentarla anche, come dire, seguendo, no, il modo dell'essere umano? È solo un esempio. Teorie. Non ne abbiamo piena certezza, però è un'analisi interessante. Di fatto, gli aggiustamenti prospettici o gli aggiustamenti percettivi, ne è piena l'architettura, no? Questo per far capire che, come dire, la consapevolezza della rappresentazione e della percezione sono cose molto, molto unite e importanti. Poi, a
Ratta Bagatta dice che è contraria all'idea del talento, è tutta una questione di duro lavoro e del cervello. Tutti d'accordo. Ora, ovviamente questo non vuol dire che poi le basi genetiche non c'è, cioè non vogliamo negare la genetica. No? Non stiamo parlando della magia. Stiamo parlando di altre cose, no? Cioè, appunto, se la mia estensione vocale, se io lavoro sulla voce, magari riesco a prendere 2-3 note, però non divento un soprano, no? Dovrei agire chirurgicamente. Esatto. La stessa cosa vale per il disegno. Cioè abbiamo delle basi genetiche, ma queste basi genetiche sono veramente poco importanti nella rappresentazione. Perché? Perché l'artista normalmente disegna o dipinge per tutta la vita. Non ha Michelangelo a 90 anni scolpiva, per intendersi, no? Quindi questo per farvi capire che non è una cosa che uno viene disabilitato a fare, a meno che non ci siano dei limiti fisiologici reali, no? Questo cosa vuol dire? Che di base l'arte è una cosa che fa col cervello, e il cervello plastico com'è non se ne frega del talento. Al massimo la predisposizione iniziale può essere potenziata dall'esercizio, né più né meno. Allora, vai che mi sa che puoi leggere solo tu, perché qua non possiamo scrollare sui commenti. Non potete scrollare la chat? No. Il massimo sono 2, 4, 6, 7. Quindi mi sarebbe finito. Allora, Gino ci dice: sto partecipando quasi a zero, ti sto seguendo da dicembre. I tuoi ragionamenti sono davvero importanti, perché siano molteplici punti di vista e un valore aggiunto enorme, soprattutto per chi deve essere spronato e non solo alla crescita, ma anche alle strategie di apprendimento, soprattutto non stiamo a trovare il tempo e il coraggio per crescere sempre. Scusate, io leggo come penso, e quindi insomma spesso leggo di merda, ecco. Grazie Gino. Cioè, nel senso, secondo me è molto importante, proprio perché se l'arte di fatto non è soltanto figlia di un percorso individuale, ma nasce anche dall'interazione, in questo momento la stiamo nutrendo. Certo. No? Cioè, nel senso, Michelangelo, Raffaello, Donatello, Leonardo sarebbero stati gli stessi senza, che ne so, la corte dei Medici? Senza Piccola Mirandola e Massimo Ficino? No? Probabilmente no. Cioè, nel senso, probabilmente avrebbero fatto altre scelte. Certe cose ovviamente uno non le può scegliere a priori. Però può prendersi la responsabilità e dire, ok, faccio divulgazione, oppure mi espongo ad un certo tipo di informazioni affinché io possa, non necessariamente crescere, ma avere più strumenti, avere più consapevolezze. Poi, quello che ci fate, insomma. Certo. Allora, da Twitch, Shin Akiba: per quanto mi riguarda, molto spesso il problema non è tanto l'apprendimento in sé per sé, bensì l'incapacità di gestire in modo ottimale la crescita artistica. Mi riferisco in particolar modo a una sorta di scaletta di apprendimento, divisa per argomento. Avendo tante cose diverse da imparare, molto spesso non capisco dove convenga iniziare e successivamente proseguire. Ed è qui che interviene, semmai, un buon percorso scolastico. Esatto. La scuola in sé per sé nasce per un motivo, cioè nel senso la conoscenza poi in questo momento storico è appannaggio di tutti. Se andate su internet trovate quello che volete, quello che vi serve. Ci sono i libri, li potete comprare, li potete leggere, no? Succede, no? Allora, perché faccio una scuola? Perché in quel contesto c'è un metodo di insegnamento o un insegnante di riferimento che voi stimate e che vi permette di organizzare, sistematizzare le conoscenze, crearvi anche delle mappe. Dicevo prima, il famoso viaggio, lo fate meglio se avete una mappa. Se invece non avete la mappa, uscite di casa e non sapete dove state andando. Esatto. Magari ci state 10 volte il tempo per raggiungere il risultato che vi eravate dati all'inizio, per esempio, no? Sì. Poi, oltretutto, per la quantità di argomenti, magari farlo da soli può crearti quel dubbio da dove cominciare. Inizio da questo, da quello, perché, quanto tempo. Questo non vuol dire che l'insegnante farà il lavoro al posto vostro. No. Vi fornirà soltanto gli strumenti e poi il viaggio lo deve fare da soli. È una cosa molto importante, perché questo spesso si confonde. Allora, c'è l'insegnante, quello fico, no? Perché è bravo, perché lavora qua e là. Insegnare è una cosa complessa. Non basta saper fare, ma è importante anche riuscire a comunicare certe cose. Ecco perché
come dire, l'appello è rivolto anche a tutti quelli che insegnano. Insegnare, a volte ci sono le persone che lo scelgono, no? Il problema di, io scelgo di fare l'insegnante, chi lo sceglie? È una cosa bellissima, però dovrebbe avere la consapevolezza del fatto che per insegnare devi anche incontrarti con la realtà. Devi esplorarlo un mestiere o un percorso artistico, altrimenti la conoscenza che hai è teorica, concettuale, poco aderente alla realtà, secondo me. Per quanto io sia una persona che ama la teoria, no? Però, cioè, nel senso, poi io mi scontro ogni giorno con i clienti, ogni giorno con le produzioni, con i progetti, perché poi alla fine questo è il mio mestiere, no? Cioè, nel senso, è quello che faccio di lavoro, che è poi anche quello che amo, però, insomma, questo. L'altra cosa che amo è proprio la condivisione. E questo amore è condiviso da chi ha la passione per l'insegnamento, però insegnare non è soltanto... come dire, scialare la nozione, ma anche digerirla. E questo è un tipo di insegnanti che sono, come dire, dei buoni insegnanti, ma magari non è detto che gli strumenti che vi diano, che vi condividono, siano perfetti. Insomma, può succedere. L'altro tipo di insegnante è bravo tecnicamente, ma che non ha elaborato tutta una serie di impalcature concettuali che servono a condividere l'argomento nel giusto modo. E spesso non solo argomenti tecnici, ma anche argomenti filosofici, perché per esempio l'argomento di cui parlavamo prima, amare l'arte, amare il percorso, è una cosa che non tutti vi fanno. Anzi, molti vi dicono dovete lavorare come degli ossessi, disegnare dalla mattina alla sera, diventare degli operai. Ma non è che, allora, punto primo, non voglio di usare la parola operaio per dire come se una cosa che c'è tanta gente che fa il suo lavoro e lo fa con passione, con interesse, bla bla. Nel senso di ripetizione, perché... Esatto, cioè nel senso ciecamente lavoro, io leggevo anche oggi di gente che fa prove senza essere pagato, no? Cioè non capisce il valore del proprio tempo, no? Cioè è tutto dedicato a chi ti offre la possibilità di lavorare. Ma non è che ti offre, cioè non è che ti sta a fare regalo. Quello prenderà le cose che fate e le trasforma in altre risorse, no? Fa parte di una catena un po' più ampia, no? Di cui voi siete un anello, ma questo anello non è meno o più importante di altri. No, nella vita abbiamo bisogno di tutte cose, di chi fa la pizza, di chi ci trasmette qualche cartone ogni tanto, no? Insomma, ognuno fa il suo lavoro e godiamo ciascuno di questa condivisione totale. Ecco. Quindi, secondo me, sono tutti aspetti molto importanti, quindi la consapevolezza della propria professione, il fatto che bisogna farsi pagare perché è giusto, no? Perché giustamente se l'idea collettiva è che l'artista lo fa per gioco, è ovvio che l'idea di pagare uno che gioca fa storcere il naso all'idea collettiva. Ma tutte cose che vanno portate a un certo livello di consapevolezza. E spesso chi viene soltanto da un percorso tecnico, tutte queste consapevolezze riesce a darvele quando succede in maniera parziale o, peggio ancora, in maniera distorta. E questi sono gli insegnanti peggiori, secondo me, perché sono quelli che, come dire, vi fanno non solo perdere tempo, ma vi creano poi un'allucinazione rispetto a come la realtà che, come dire, vi fa sprecare un sacco di energie, vi fa vedere la... È un po' come... chi segue un percorso di un certo tipo, allora magari si allontana dalla percezione della realtà in maniera consapevole per entrare in un discorso, come dire, allucinatorio, non so come... Certo, certo. Ovviamente non voglio offendere nessuno, perché poi ciascuno creda quello che vuole, cioè a me non mi frega niente. Però, cioè, nel senso, ci sono delle cose che sono più verificabili, più attendibili, e delle cose che magari sono semplicemente delle dispercezioni. E allora bisogna stare molto attenti. Per quello, infatti, invito tutti gli studenti o tutti quelli che stanno facendo un percorso di qualsiasi tipo di sviluppare gli strumenti per discernere il vero dal falso, no? E questa è una cosa che vorrei trattare in una live. E, quali sono gli strumenti logici
alla base del ragionamento, no? Alla base del linguaggio, perché spesso, no, si scade nell'opinione, si scade nella visione personale, la si confonde con la verità, no? Sempre che sia accessibile la verità, no? E quindi, insomma, alcune cose ci possiamo entrare, perché queste cose hanno valore anche nell'arte, dato che, insomma, fa parte di tutto. Vabbè, vado avanti, nella lettura, poi vai. Direi che fra una decina di minuti... Sì, sì, e nel frattempo leggi i commenti, perché così capiamo. Allora, Marco Pennacchietti, tutto vero, tutto giusto, sfatare il mito dell'artista innato, studio la pratica e costanza, l'unica cosa innata è forse la propensione, sì, la facilità e velocità con cui si apprendono determinate cose, ma quello in tutte le materie, cioè nel senso ci sono delle persone che hanno dei tempi di elaborazione personale rapidi, certo, e dei tempi di altre che invece hanno dei tempi di elaborazione più lenti. È un dramma? No, perché magari c'è gente che invece di starci, che ne so, 2 anni e diventare professionista, ci sta 5 anni e poi diventa un professionista uguale, perché raggiunta la montagna, dopo fai quello che ti pare, esatto, no? Cioè, nel senso... Allora, però come allievi bisogna anche stare attenti a non giustificare i propri errori dicendo è il mio stile. Vabbè. Questa è una delle dispercezioni. Allora, purtroppo il discorso è questo, è che l'artista è una persona sensibile per natura, no? Ma non perché dico che è sensibile, è sensibile al fatto che vuole rappresentare le cose, vuole capirle, vuole farle, no? E vuole immettere se stesso. In più, sembra una sciocchezza, però ora non nascondiamoci dietro un dito, parte dell'arte si risolve anche nel feedback da parte del mondo, no? Cioè, nel senso, quando c'è qualcuno che ti dice, ah, che bello quello che stai facendo, a te fa piacere, cioè, è una cosa bella, no? Accarezza l'ego, quindi sarebbe sciocco. Pertanto, c'è quella cosa per cui a volte, no, proprio perché non si vogliono ricevere critiche, no, ci si nasconde dietro è il mio stile. Ora, non esiste, no? Cioè, se ti piace, ti piace, non ti piace, cioè, nel senso, bisogna liberarsi anche, cioè, le critiche vanno prese, vanno filtrate, perché, cioè, se io dovessi ascoltare tutto quello che dicono, no, sui vari social o su, si diventa pazzi, no? Quindi l'unica cosa è sviluppare consapevolezza, e poi le critiche arrivano, belle, brutte, mi piace, non mi piace, chi se ne frega, no? Non è che dobbiamo piacere a tutti per forza. L'altra cosa, sono anche utili, cioè, per l'altra cosa. Ovviamente sono utili. L'altra cosa importante è quella che viene chiamata la sindrome di Kellenkrüger. Non so se conoscete. Sì. Più che sindrome, è più una dispercezione, un meccanismo fallace del cervello, della logica, no? Per cui una cosa, se non la sai, no, sei convinto di saperla. No? Per cui a volte succede che l'artista, che non è immune a questa cosa, no, che prova a rappresentare le cose, magari non si rende conto di non conoscere l'anatomia, allora lo dico che questa cosa è molto facile trovarla, soprattutto negli studenti. Io ho molti studenti, adesso e nel passato, che tu gli dici, la sai fare questa cosa? E dice sì, poi gliela fai fare e non la sa fare. E poi dici, ma perché non la sai fare? Ah no, perché in questo momento non mi sta avvenendo. Cioè, se una cosa la sai fare o non la sai fare. Poi può succedere che c'è la giornata, no, è una cosa, per farla ci stai un po' di più. Però se capisce quando una cosa, se tu la composizione non l'hai capita e sei ancora galleggiante, oppure se tu non conosci l'anatomia, non mi puoi dire, ah, io la so fare, però in tradizionale mi viene meglio. Perché? Puoi dire, il segno, siccome sono abituato col tradizionale, mi viene meglio su è più bello, è più bello, però la forma è quella, certo, no? Quindi capite che molte volte si innescano questi meccanismi giustificativi di difesa, no? Dalla critica, perché ovviamente l'essere umano preferirebbe essere come dire, coccolato dagli apprezzamenti altrui. Esatto. Pensateci bene, ma se uno si crogiola nell'apprezzamento, quanto cresce? Pochissimo. Cresce. Deve fare male. Ma no? Infatti.
non sto dicendo che dovete diventare masochisti, accettare il fatto di esporsi alle critiche e ovviamente valutate anche il senso della critica, perché a volte arrivano delle critiche che non hanno né capo né coda, e allora non è che uno deve esporsi alle critiche, ma cogliere quello che serve, saper scegliere le critiche, anche piccole cose, no? Sviluppare senso critico nella critica, no? Piccole cose vi permette insomma di fare dei piccoli passi, no? Ma poi se ti ricordi ne parlavamo anche del discorso che apprendere e migliorare attiva un enzima che comunque ti crea una sorta di fastidio nel cervello, cioè tu ti devi abituare a quell'enzima per prendere il giusto tipo di apprendimento. Parlavamo del cortisolo, no? Il cortisolo è l'ormone dello stress, no? Quando viene prodotto, sì, lo stress è una cosa negativa, ma un po' ci vuole, perché senza il cortisolo non entriamo in focus mode, esatto. Che è il setting mentale per poter studiare qualcosa. Poi ci vuole anche il resto, tipo il default mode network o la diffuse mode, che è il momento in cui il cervello si riposa, sì, e digerisce. Però se in palestra non ti impegni, poi dopo quando arrivi a casa e ti riposi non ti crescono i muscoli, certo. Cioè, il gioco di parole. E poi alla fine ci stanno anche le endorfine quando vedi che una cosa inizia a venirti bene. Esatto, ma così come prima devi soffrire. La cosa bella è che il cervello lo sa che il miglioramento implica uno sforzo, però quando lo sforzo è reale il cervello ti premia con le endorfine, anche quando fai uno sforzo fisico, no? Sì. Cioè insomma uno se si impegna può essere premiato tutta una serie di droghe endogene, no? Il pusher, che cosa hai fatto oggi? Sì, l'anatomia, bravo, no? Bravo, vabbè, cagato e parte. Allora, Malo mi dice, mi sembrano discorsi fatti apposta per me, ho un po' di domande che farò se possibile al momento giusto. Malo, sei il benvenuto. Io mi trovo scoraggiata anche perché voglio fare di più, imparare di più, ma senza di nero per studiare mi ritrovo bloccata e inizio a buttarmi giù. Allora, sotto questo aspetto, capisco, perché io per esempio ho fatto i lavapiatti per studiare, quindi una cosa umilissima, e ognuno fa quello che può. D'altra parte, quando ero piccolo io, quando ero più giovane io, per trovare un manuale decente, dopo sbattere la testa, io credo che in questo momento storico, se il tuo obiettivo è reale, ti fai una mappa di quello che ti serve e inizi ad affrontarlo in maniera sistematica. Vi dico che è quello che faccio io quando apprendo qualcosa che non so. Io non c'ho all'armadio con gli insegnanti, ogni tanto ne apro uno, tu che mi sai dire di biologia, tu che mi sai dire di psicologia, no? O di scienza o di storia, quello che sia. Se c'è una cosa che ti interessa, ti metti lì e la affronti, no? È per quello che si apprende il metodo di studio e non la nozione. E basta. Anche quella serve, lo penso. Perfettamente d'accordo, bla bla bla. C'è Francesco Nepitello. Non sono un artista come voi, ma mi piace pensare che il mio lavoro di autore sia concomitante. Assolutamente. Certo. Insomma, intanto lo salutiamo. Francesco, stiamo facendo un bellissimo progetto insieme. Ovviamente io mi sono soltanto accodato a un progetto che lui sta portando avanti. Sono contentissimo di farlo insieme a lui. Ovviamente, e noi quando parliamo di arte ci riferiamo scioccamente, solitamente, alla rappresentazione figurativa. Ma tutte le attività creative dell'essere umano di fatto sono operazioni artistiche. Perché quando noi parliamo di fondamenti, i fondamenti ci sono anche nella scrittura, così come ci sono nella stesura di un progetto, ci sono nella realizzazione di un'opera, a prescindere che sia un'opera visiva o meno. Allora, Flavio Orlando Rappolli ci dice: Madonna Antò, l'Accademia di Belle Arti di Roma avrebbe bisogno di un professore come te. Beh, cioè, nel senso, posso dire una cosa? Ma se uno si iscrive all'Accademia di Belle Arti, mal che vada, se ne vanno 2-3 mila euro di tasse, cioè, insomma, scrivetevi a Quadra Academy. Che ve frega, Ded. Ma allora, severo ma giusto. Ora non voglio fare lo stronzo, poi non voglio passare per quello di parte, ma un po' bisogna esserlo. Io ho frequentato l'Accademia di Belle Arti e quindi so che ci sono dei pro e ci sono di contro. Quali sono i pro? I pro sono che 2-3 insegnanti bravi ci sono, no? Cioè, nel senso,
l'occasione, ma non solo l'Accademia, ma molte altre scuole, l'occasione di conoscere delle persone importanti per la nostra crescita. Ce l'avete, non è che non ce l'avete. Il problema è che, purtroppo, quando un'Accademia è pensata da qualcuno che non è un artista, a cascata tutta questa cosa poi puzza, no? Cioè, nel senso, si vede che la progettualità dell'acquisizione delle informazioni non viene pensata o ordinata secondo una visione d'insieme, ma secondo dei processi che magari sono, ok, che cosa vogliamo buttare? Un po' di materie? Ok, bene, lì. Chi è l'insegnante? Questo. Ma che cosa sa della materia? Nulla, ma ha fatto il concorso. E quindi che cos'è fondamentalmente un accademico? E quindi, certo, cosa ti fa insegnare, per esempio, sto parlando di storia dell'arte, per esempio. Storia dell'arte, se sono storico dell'arte è perché hai fatto un percorso accademico. Ma certo, ti parlo di materie anche tecniche, no? Se tu sei un laureato e hai fatto un concorso in pittura, poi come puoi insegnare la pittura? No? Oppure, se tu non sai dipingere, scusando l'espressione, ma sono 20 anni che dipingi in maniera randomica e senza consapevolezza, perché un foglio di carta si sporca lo stesso, scusate se sono cattivo, anche se strofinate la matita a occhi chiusi, così come è verissimo, ma giustissimo, forte, si strimpella lo stesso anche se non sapete suonare. E purtroppo lo dico, perché purtroppo io ho avuto degli insegnanti all'Accademia delle Belle Arti che erano insegnanti di pittura, ma non sapevano dipingere, non avevano idea, dicevano cose randomiche, raccolte qua e là, avevano raffazzonato un'identità artistica inconsapevole, assolutamente immatura, e non facevano altro che rivomitare questa immaturità, deformando e facendo perdere un sacco di tempo. Io vi confesso che mi sono sentito depauperato del mio tempo all'Accademia delle Arti. Assolutamente sì. Non è una campagna contro l'Accademia delle Arti, magari no. Alcune che sono meravigliose e ci sono degli insegnanti bravissimi, quello che volete. Però gli insegnanti bravi non strutturano l'Accademia, certo, ma fanno soltanto quella piccola finestrella della loro materia. L'esigenza di aver creato una scuola che abbia, come dire, dall'inizio alla fine l'immagine, no, di quello che è un percorso artistico, è una cosa che fa la differenza. Vabbè, certo, però, insomma, non voglio fare incensarmi, perché non è una cosa che mi piace fare. Siamo qui per fare divulgazione, che è una cosa diversa. Allora, che poi il tuo metodo è spettacolare, te lo dicono i tuoi figlioletti, è un altro discorso. Io lo voglio bene. Allora, posso dirti che non credo che possa piacere a tutti, perché non credo di essere, cioè non è che puoi fare una cosa in maniera universale. Ci saranno delle persone che magari hanno una maggiore sensibilità per queste cose, e allora chi ha magari pensa che il disegno sia soltanto una cosa fatta con la mano e non con il cervello, magari si trova male con me. Certo. Semplicemente questo. Ecco. Io credo che la mano e il cervello devono cooperare. La mano la si ottiene con l'esercizio, quindi bisogna fare, e il cervello con la consapevolezza, l'osservazione, l'analisi, lo studio, il confronto, tutte queste cose qui, la cultura, perché poi qualsiasi tipo di cultura, che non deve essere soltanto autoreferenziata, cioè nel senso, l'arte figlia dell'arte, si vede, diventa sterile dopo un po'. Ma se vogliamo mettere il puntino sulla I, poi, in generale l'arte è stata sempre vista come uno studio del dettaglio, cioè l'imparare il capire di cosa fosse fatto o come era fatto l'oggetto. Soltanto poi più tardi, diciamo, è cambiato, è iniziato a diventare. Che poi manco sbagliato, perché per esempio Sargent diceva che lui dipingeva guardando la luce e non l'oggetto, quindi non voleva conoscere cosa stava dipingendo, però conosceva bene la luce, almeno sapeva di cioè, stiamo parlando, posso dire una cosa? Furbetto. Perché è una cagata, cioè l'anatomia, quando pigli una foto e non si capisce com'è fatta, o la sai o la sai, perché sennò non ti viene. Certo. In più, se tu sei bravo con la luce e capisci come funziona, ma non conosci la forma, non potrai mai rappresentare qualcosa che non vedi. Certo. Non so se io ti dico, fammi un design, casca l'asino, no? Allora diventi un bravo copiatore.
Esatto. Il meccanismo di osservazione e riproduzione è un meccanismo importante nell'arte e va nutrito, ma non è l'unico meccanismo. C'è il principio dell'astrazione, c'è il principio della sintesi, c'è il principio dell'analisi, c'è, ci sono tanti aspetti che vanno messi in atto per poter come dire, avvicinarsi alla rappresentazione in maniera consapevole. Io lo vedo che, per esempio, quelli che applicano il principio dell'osservazione e riproduzione, quindi la copia e la realtà, sono bravissimi, no? Tipo delle fotocopiatrici perfette. Poi gli dici, ok, girami un po', muoiono, esplode tutto, perché ovviamente non sanno quello che stanno facendo, no? Sono, hanno potenziato il meccanismo occhio-mano, sì, ma non quello del cervello. Certo. Altre persone invece, per esempio, hanno potenziato il meccanismo di astrazione, e quindi riescono a girare le forme nello spazio, bla bla bla, ma non riescono a vedere con i loro occhi, ma soltanto con gli occhi del cervello, cioè con la mente astratta, con la neurocorteccia, no? Sì, sì, sì. Questo cosa vuol dire? Che tu gli dici, ma tu la vedi questa cosa? Me la copi? E non riescono a farla, perché devono imitare la forma che hanno in testa, e non la forma che vedono. Sono paradigmi estremi, ma che se vanno esplorati entrambi e messi insieme, vi permettono di fare quello che volete. Sì. Allora, c'era Malum che diceva, se potevo approfondire i fondamenti in uno schema che racchiudesse gli elementi che riguardano, sarebbe vabbè, quali sono i punti fondamentali? Vabbè, l'avevamo un po' detti prima. Sì. Tuttavia sono il segno, la comprensione dello spazio, questo vuol dire assonometria, prospettiva, lenti più o meno realistiche, insomma, bla bla, visione a fisheye, insomma, bla bla, tutte quelle cose che riguardano l'aspetto della rappresentazione dello spazio, no? Lo spazio anche a livello compositivo, quindi per esempio la composizione, i piani, i famosi foreground, midground, background, insomma, come quali sono gli strumenti che si utilizzano per queste cose. Fa parte dei fondamenti la luce e la teoria delle ombre, sia a livello di chiaroscuro, a livello di values e a livello di teoria delle ombre proiettiva, nel senso tu devi riuscire in un ambiente spaziale a creare delle ombre che siano coerenti, giuste, no? Devi studiare il colore, la teoria del colore, capire come funziona il colore, come funziona la luce e tutte quelle particolarità che rientrano nel colore, all'aberrazione cromatica, alla luce ambientale, il colore dell'ombra, come tutti quegli aspetti che sono propri dello studio del colore. In più devi capire come il colore e le forme vengono rappresentate nella pittura. Anche. Perché non è che, se no facciamo fotografia o facciamo iperrealismo, no? La pittura ha dei codici, e capire quali codici utilizzare è importante. Ovviamente la composizione, perché noi rappresentiamo delle opere, no? Che vanno orchestrate nel nostro foglio, nel nostro canvas, ci sono tutti quegli aspetti che si innescano nella composizione e vanno studiati. Famosi punti della Gestalt, no? Gli strumenti come dire, percettivi e cognitivi che utilizziamo nella rappresentazione, no? Tutte quelle cose che vengono e che vengono condivise anche in altri ambiti come il cinema, no? O la prossemica, quindi aspetti psicologici, aspetti che riguardano la quantità di luce e di ombra all'interno dell'immagine e i range, i famosi key lighting, no? Questa cosa fa parte del... poi se lo studio dei materiali, comprendere come la materia reagisce, no? Alle stimolazioni luminose, no? Quindi una superficie liscia, è ruvida, è trasparente, è opaca, no? È traslucente, tutte queste cose è importante saperle fare. Poi ovviamente entriamo in un campo molto più ampio, che è quello della rappresentazione dell'oggetto, no? L'oggetto può essere di diversa natura, può essere un oggetto semplice, quindi un vaso, una sfera, una palla, quello è quello. Può essere un ambiente, quindi sono elementi ambientali. Come si rappresenta un albero, come si rappresenta una montagna, come si rappresenta una nuvola, no? Sono tutte cose che chi vuole rappresentare un environment deve poter valutare. Se poi nell'environment ci sono elementi architettonici, bisogna studiare morfologia architettonica, no? E infine, se c'è una figura, la figura è importante per essere umano. Direi. Arriva la mazzata finale. Si studia anatomia,
si studia il linguaggio del corpo, quindi recitazione dei personaggi, si studia la cultura della figura, no? Come il costume. Il costume, perché la devi vestire, no? L'illuminazione, perché questo ha a che fare anche a livello narrativo, no? La paletta cromatica, e poi tutta una serie di aspetti che queste sono le basi. Da qui in poi si studiano cose che invece diventano strumenti professionali. Che vuol dire? Che nel momento in cui io ti dico fammi un concept o fammi un'illustrazione, sono semplicemente un'applicazione di quelli che sono i fondamenti, no? Però lo devi saper fare. Se non lo sai fare, vuol dire che sei in una fase di studio dei fondamenti, ma non di studio della professione. Perché se tu fai un concept, ma non conosci i fondamenti, non sei un professionista. Non so se rende. Quando parlo di fondamenti, non parlo soltanto di fondamenti tecnici, ma ci sono degli aspetti di tipo culturale. Ovvero, aspetti simbolici. Parlo di totem animali, connessioni, analogie, con forme, concetti, perché noi abbiamo un pensiero analogico, connettivo, no? Parliamo di aspetti culturali, no? Come alcuni concetti nella storia della cultura hanno influenzato la rappresentazione. Aspetti formali, no? Archetipi fisici, il corpo in che modo veicola il senso di una cosa piuttosto che un'altra. Sembrano cose a volte anche scontate, perché magari sono passate, no? nella nostra cultura, no? O altre cose emergono dal basso, sono, come dire, conoscenze profonde, imprinting genetici, no? Meccanismi bottom-up, no? Come si dice. Però, alla fine, anche se quelle cose le possiamo sapere intuitivamente, dobbiamo portare a livello di coscienza, dobbiamo sceglierle, no? Con consapevolezza ogni volta che le applichiamo. In un certo senso questo è il discorso di creare un design, poi alla fine, questo è il design alla fine. E alla base del design, ma il design è ovunque. Certo. Anche se tu fai fine art, comunque le cose che fai hanno un design. Hanno un design, esattamente. David aveva un design che richiamava l'estetica classica. Certo. No? Gli orientalisti. Cioè, nel senso, quei codici che definiscono degli aspetti, uno stile, un linguaggio, sono gli elementi di design. A maggior ragione se noi facciamo concept art, che poi quella, come dire, la concept art è alla base di un processo creativo che poi viene finalizzato in altri contesti, no? Come per esempio può essere l'animazione, i videogame, bla bla bla. Quella cosa deve poter funzionare, non deve essere semplicemente estetica. Facendo soltanto illustrazione o fine art, potrebbe essere soltanto estetica. Ma chi ha detto che l'estetica non serva a qualcosa? No? Pensate a Bright, quando diceva le opere, le mie architetture sono organiche. Che cosa vuol dire? Che risolvono, no? Un aspetto dello spirito. E chi ha detto che lo spirito, ora di là dell'esistenza dello spirito o meno, ma intendiamolo come forza psichica, non ha bisogno di essere nutrito? Scusate, ma perché voi giocate ai videogiochi se non per divertirsi? E divertirsi non è forse un'esperienza dello spirito? Se vi fate una passeggiata nel mezzo della natura, perché lo fate? Per rilassarvi e godervi la bella giornata? Non è un'esigenza dello spirito? Leggere un libro, guardare un film, farsi una passeggiata, tenersi mano nella mano, mangiarsi una buona pizza, non è un'esigenza dello spirito? Uno potrebbe mangiare dei cubi di sostanze nutritive e va bene lo stesso. Nello spazio magari non cercano il menù, per dire gli astronauti. Noi cerchiamo la bellezza, e la bellezza non è la bellezza in senso lato, ecco, non la bellezza soltanto per fini estetici o sessuali, no? L'esperienza estatica, l'esperienza dei sensi, l'esperienza dell'intrattenimento non è soltanto cazzeggio, no? Ma è un fattore evolutivo. Perché i pavoni sono belli rispetto alle pavonesse, no? Perché noi ci meravigliamo di fronte a un tramonto? Il senso della meraviglia, il rapporto con il nostro bambino interiore, non è soltanto una pippa degli psicologi, dei filosofi, quello che sia, è un'esigenza evolutiva. Se noi smettiamo di vivere queste cose e di godere di queste cose, finiamo sottoterra, perché si può morire
fisiologicamente di depressione, e la depressione è la mancanza di senso, e il senso le danno queste cose, la meraviglia, il rapporto, come dire, di amore nei confronti della vita, no? Lo si nutre attraverso questo tipo di esperienza, e per quello che siamo esseri umani, ecco, no, altrimenti saremmo delle macchine. Esatto. Allora, Claudio Coccoli dice: secondo voi, nel momento in cui ci si affaccia al contesto lavorativo, dopo aver concluso un percorso di formazione artistica, qual è il migliore atteggiamento? Per esempio, si può puntare a fare gavetta a tutti i costi, o si può anche già approcciare a case più importanti? Voi potete fare, allora, intanto no, cioè nel senso, ci sono, io il primo lavoro che ho fatto l'ho fatto con la Bonelli, e c'è gente che la Bonelli ci arriva a fine carriera, non è lineare, ognuno fa quello che può e come può farlo. Esatto, ora, non c'è una linea. Per esempio, prendiamo Biscotto. Biscotto ha avuto il piacere di lavorare con la Wizard, no? Cioè, molte persone con la Wizard non ci hanno mai lavorato, magari sono bravissime, o magari sono come dire, più preparate di Domenico, ma non per una questione di sfida o di, come dire, scala, non è quello. È un percorso, cioè, chi se ne frega? Inizia dove vuoi. Ovviamente è chiaro che se vuoi, cioè, nel senso, Domenico è molto bravo. Chiaro che Domenico è molto bravo, quindi chi viene, come dire, viene visto da uno scout della Wizard, dice: ok, con questo ragazzo ci posso lavorare, no? Chiaro che ha senso che voi vi rendiate conto del vostro livello, e per farlo aprite gli occhi, no? È inutile che vi mandate, fate un culo così per realizzare un portfolio e ancora i fondamenti non li avete imparati. Perché il vostro portfolio sarà, come dire, da amatore e non da professionista. E quando vi affacciate al mondo del mercato non vi chiama nessuno. Perché non vi chiama nessuno? Perché non siete pronti. E non è un problema. No, ci si rialza, si ricomincia a studiare. Non è infatti io non sono totalmente d'accordo con la gavetta, per esempio, cioè, nel senso, la gavetta è un discorso che usano in modo troppo ampio, secondo me è come scusa, cioè, esatto. Spesso per sottopagare la gente. Esattamente. Ora ci sta che all'inizio della carriera non si abbiano grandi guadagni, e che si deve anche, come dire, farsi un po' le ossa, è una cosa che ha senso, però non vuol dire che non devi avere rispetto per te. Cioè, tu sei un professionista. Quando sei un professionista, non devi essere rispettato come professionista. Magari un giovane professionista, no? Certo. Allora, Alessandro dice che Boni, come darti torto, guarda qui. Allora. Io ci sono bellissimo, sono un cerchio. Il più bello è Davide, guarda. Il più bello è Davide. Salvatore dice: raga, il mio stile, voi non mi capite, mi rinchiudo nella mia stanzetta e faccio vedere le mie cose solo a mamma e papà. Esatto. A me ha colpito il tuo discorso sulla torta e sulle fette da riempire. Più si andrà avanti e più riempi la fetta di torta sarà lento. Me lo ricordo questo. Enrico ha una buona memoria. Ora me lo sciaro questo discorso. Vabbè, è un discorso che non è molto diverso da quello che abbiamo fatto prima. Però concettualmente, immaginate, no? Avete una torta, no? E pezzo dopo pezzo la completate. Quando l'avete completata, no? Avete gli strumenti per diventare un professionista. Ovviamente completarla vuol dire mangiare tutta la fetta, cioè nel senso la fetta che serve per diventare un professionista, no? Cioè, ho studiato prospettiva, quanto l'hai studiata? 10 minuti. L'hai studiata, ma 10 minuti. La sai applicare in ogni contesto? Mi... Solo se faccio prospettiva frontale. Se già è a 3 punti divento scemo. Allora non l'hai imparata. E allora non sei un professionista. E allora devi arrivare sul bordo, no? Francesca dice: più che altro, poi quanto fa male non piacere? Fa male. Aia, questa è stata pesante. Ma, e qui entra, come dire, entro in modalità Santone, no? Il dolore non è una cosa che l'essere umano deve fuggire, ma lo deve esperire. Ovviamente è un dolore controllato. Non è che il dolore vuol dire che mi prendo e mi butto dal ponte, perché tanto lì muori. Cioè, non... Il dolore deve essere un'esperienza controllata, ma deve esserci. Altrimenti, se ci si abitua all'idea che deve essere tutto buonino e carino, bla bla bla, un
un insegnante dice non funziona, certo, se un insegnante dice fai schifo, è un cattivo insegnante, perché lo scopo non è l'insegnante, non lo dovete compiacere. A me dei lavori che fanno i miei studenti non me ne frega un cavolo, a me interessa del loro percorso, non so se capite. A me che mi fate il bel disegnino, io sono contento per voi, ma a me interessa che voi impariate. Quindi io non vi dirò mai fate schifo, perché a me non mi fate schifo, né mi fa schifo il disegno. Il disegno è il frutto di un processo. Se al massimo mi può fare schifo l'idea che avete, non l'idea, come posso dire, l'impegno, lo sforzo minimo che avete fatto nel fare una cosa, no? Una volta mi è successo, a me, e infatti, poi io cerco di essere buono, però mi hanno detto che molte volte passo per cattivo, ma in realtà non lo sono, assolutamente. E, una mia studentessa mi fece vedere un lavoro che aveva fatto su un foglietto di carta, una A4, a matita, a line art, una linea, cioè, diciamocelo onestamente, era un disegno fatto in 3 minuti, proprio grasso che colla, no? E era la fine della lezione, tipo già mezz'ora dopo la lezione, e mi aveva chiesto, Antonio, mi dai un feedback su questo disegno? Cioè, nel senso, un insegnante è lì per darti un feedback sul tuo impegno, non su una cosa che hai fatto in 3 minuti. Ma che te devo dire? L'hai fatto in 3 minuti, nel senso, lascia il tempo che trova, no? Quindi bisogna avere anche consapevolezza, no? Cioè, se io prendo l'attenzione di qualcuno, no? Io ho rispetto per quella persona. Cioè, un insegnante è lì perché ti insegna. Ma se io gli faccio vedere una cosa in cui non mi sono impegnato, gli sto dimostrando che non ho rispetto, né per se stessi, perché, cioè, di là dal ho paura del giudizio, non ho paura del giudizio. Ma in quel caso c'era proprio una... E infatti io ho detto, guarda, io non posso commentare questo disegno, perché non ho detto che fa schifo. Mi è dispiaciuto che l'atteggiamento era un atteggiamento irrispettoso, che a volte involontariamente, perché probabilmente non voleva essere attivamente irrispettoso, no? L'ha fatta con ingenuità, e quindi lontano da qualsiasi forma di colpa. Però dall'altra parte è anche vero che io rispetto chi si impegna, rispetto chi si sforza, anche se il risultato è quello che è, perché quello fa parte del percorso. Il risultato arriverà, ma lo sforzo è premiabile. E qua si vede la difficoltà dell'insegnante, che deve anche dover capire ogni volta come confrontarsi con i propri allievi e riuscire a leggere qual è il metodo migliore per metterli a posto a volte, no? Esatto, esatto. Vi dico che essere un insegnante ovviamente si porta presso tutta una serie di difficoltà psicologiche che fortunatamente la mia empatia mi aiuta, e un po' di studi me li sono fatti, perché secondo me se ti preoccupi per gli altri devi capire in che modo gli altri comunicano, e a volte non comunicano in maniera lineare, no? Ma devi cogliere dei meccanismi, no? Per esempio, io non metto voti. Io non so come voi avete vissuto questa cosa, ve lo chiedo. Vi è sembrata una cosa brutta, una cosa positiva, una cosa negativa? No, in realtà all'inizio forse ti spiazzava, perché comunque veniamo da insegnamenti dove il voto è alla base di tutto, no? Cioè tu vai a scuola per il voto, non vai a scuola per capire effettivamente quello che fai. Invece poi, dopo che ti distacchi da questo metodo, nemmeno te ne accorgi, cioè io all'inizio non mi accorgevo di questa differenza, però mi concentravo di più su quello che facevo. Perché tu non guardi più il risultato immediato, ma guardi... ho capito questa cosa, cioè l'ho veramente capita, sto argomento, sono riuscito veramente a farne da padrone, perché se no, se guardi il voto, ti basta il 7, vabbè, ho risolto questa cosa, ho trovato un altro scapotage e mi è andato bene perché ho trovato il voto. Secondo me, oltretutto, il voto... Io non parlo anche delle altre materie, delle altre scuole, bla bla bla, però in generale penso che il voto sminuisca l'impegno di chi vuole fare ora in questo momento arte, perché se io devo lottare per un numeretto che lascia il tempo che trova, perché parliamoci chiaro, io prendo il numeretto, rimane lì, e arrivederci, perché poi magari tra una settimana miglioro di 10 volte o tra un anno di migliore 10 volte, ma quel numeretto, quello è rimasto, no?
Quindi, soprattutto in un ambiente, in un argomento così mutevole come l'arte, che vuole l'impegno costante, la crescita costante, il mettersi sempre in gioco e cercare sempre di ritrovare una soluzione, a volte anche personale, perché posso capire che magari i fondamentali sono unici, però li capisco, non li capisco 8, li capisco 3, o li capisco o non li capisco, ci devo arrivare con il tempo. E quindi penso che anche io, come Davide, anzi, a differenza di Davide, non ho avuto un forte shock quando ho visto che non c'era un voto, perché non sono mai stato veramente d'accordo con il voto numerico, ecco. Ho sempre, poi tra parentesi, ho sempre visto l'arte come quella da bottega tradizionale, quindi che seguo un maestro, mi insegna, mi dà le linee guida per concepire meglio la realtà e poi posso farlo con le mie mani, ecco. Quindi magari su questo no, però effettivamente penso che magari in generale, ovviamente sempre opinabile il mio pensiero, però anche il metodo con cui si insegna l'arte in Italia ha visto probabilmente anche da questo punto di vista un peggioramento, perché magari non c'è più quella voglia di creare per se stessi, ma anche per un obiettivo, ma solo perché devo prendere un buon voto e fare pagare il concorso per lavorare da un'altra parte. Questi sono argomenti diversi. Già. Aspetta che mi sia tipo mezzo frizzato tutto, non so se mi si è bloccata pure la faccia. Allora, io ti vedo. Io ti vedo. Ok, tu mi vedi. E la chat che dice? Ci siamo ancora? Ah, te lo dico fra un po', perché... Ah, questo passato, è il mio rifugio presso di te. Allora. Okay, ho letto un tutto fluido. Ok. No problem. Ah, okay. Adesso sono tornato. Perfetto. Allora, do un occhio alla chattina e poi iniziamo. Va bene? Dice sempre Malum, dice ho dei problemi a memorizzare i muscoli. Come te lo dico in maniera molto più semplice possibile, come facevi alle elementari per imparare a scrivere quei segni strani che chiamiamo lettere? Riempi fogli, riempi risme di carte di muscoli, chiamali per nome, prendeli in giro, usa un palazzo della memoria, no? Connetti le ossa, i muscoli a delle cose che ti fanno ridere o che ti fanno provare emozioni o odori o qualcosa. Studia da manuali diversi, perché un modo di raccontare potrebbe essere come dire, più vicino a te, no? E quindi magari stai studiando su Anatomy for Sculpting, ma studia anche su altri manuali, mettili insieme. Quando riesci a ovviamente farlo anche con sforzo, usa anche la memoria quella proprio brutta, come facevi con le poesie, no? Che ripetevi a memoria le cose in maniera anche un po' stupida o cieca. C'è un metodo che usi seguendo il tuo corso di anatomia, che mi piace tantissimo per memorizzare i muscoli, che è quello di saperne il significato. Vero. Quindi, che è una cosa che mi piace tantissimo, il tuo metodo di insegnamento al corso. Io, per esempio, una cosa che faccio è su ogni immagine, su ogni osso o muscolo, ovviamente non di tutti, per quelli che so, vado a cercarmi l'origine etimologica. Perché nell'etimologia o nella struttura della parola magari si racconta qualcosa, scrive la forma o da dove parte, dove finisce, qual è la funzione, no? Un abduttore e un adduttore sono diversi perché hanno funzioni diverse, e hanno funzioni diverse anche perché sono allocati in pontiglie. Un, che ne so, gastrocnemio, un processo coracoideo, perché si chiama coracoideo? Perché il cranio si chiama cranio, cranion, no? Perché mention, perché asterion, non lo so, ci sono dei nomi che ti raccontano delle storie, e quelle storie mi aiutano a ricordarle. Questa era soltanto una delle tante meraviglie del corso di Antonio. Molte cose in realtà adesso me l'hai fatto notare, no? E in effetti, cioè, non è che non la sapevo. Però se tu me l'avessi chiesto così, no? Non te l'avrei detto.
perché mi rendo conto che fanno parte del mio modo di studiare. Certo. No? Io, per esempio, quando studio qualcosa, a prescindere dall'anatomia, ecco, spesso mi vado a cercare le radici dei concetti, chi lo diceva, perché lo diceva. Cioè, vado a creare tutta una serie di cuscinetti conoscitivi che rendono quell'argomento meno appoggiato lì. Certo. No? Allora, cerco di capire. Allora, vediamo cosa dice. Cerco di capire la loro forma, il loro volume, ma c'è qualcosa, un accorgimento o un tipo di studio che dovrei applicare per facilitare le cose. Una cosa che non faccio sono i values al momento. Vabbè. Cerco di semplificarli nella forma, ma ho difficoltà a memorizzarli, soprattutto nel volto. È perché il volto è molto più difficile. No? C'è un workshop che tra l'altro sarà in programmazione per il prossimo ottobre, quindi se vi interessa, che è specificatamente sul volto, si chiama Digital Face. E per esempio, durante il workshop spiego perché il volto è così complesso, e cerco ovviamente di dare gli strumenti per poterlo affrontare in maniera più consapevole. Perché noi abbiamo le parti del cervello che sono proprio predisposte a leggere. Se io rappresento un ginocchio, se lo faccio un po' stortino, non gliene frega niente a nessuno. Se invece una faccia è stortina, cioè se ne rendono conto tutti, pure quelli che non disegnano. Che noi siamo abituati a riconoscere le persone tramite la faccia, perciò... Sì, sì, ci sono le aree del cervello, si chiamano face patch, no? Che sono, sul pavimento del cervello, l'area del tronco encefalico, quindi un'area molto primitiva, ed è la ragione per cui, per esempio, noi abbiamo una faccia che si è evoluta per esprimere dei concetti. No? È il linguaggio antelitteram, è quello del corpo, no? E quindi features ed espressioni fanno la differenza. Domenico Cava, qual è il tuo segreto? Dice Mauro, la patteggiare a Napoli. Patteggiare a Napoli è il segreto vero, quindi una pazienza di pazzi. Ma Mauro non è entrato perché non entra nella webcam? Allora, Jeremy Caranci ci chiede qual è il nome completo di Biscotto. Ah, allora, Biscotto si chiama Domenico Psion Biscotto Cava. Ti trovate come Domenico Cava o Domenico Psion in generale. Anche patato onorario, ovviamente. Giusto. Dovete sapere che tutti i membri della mia famiglia si chiamano Patati. Esatto. Bravo Patato. Bravi Patati. Qua sì. C'è stato un incrocio tra patati e biscotti, non si è capito più niente a un certo punto. Sempre di cibo si parla, certo, ma buon cibo. Allora, qualcuno ti ha messo poi il tuo Arsation. Oh, grazie ragazzi. Allora, io credo sia il metodo giusto. Secondo me sei un grande insegnante che aiuta in base ai livelli. Ilaria, grazie Ilaria. Allora, Giovanni si chiama Domenico Cava, ok. Domenico, ti conoscono allora. Sanno che dietro quel biscotto si nasconde un Domenico. O viceversa. Ecco. Allora. In tutti i supermercati, sezione dolciumi. Claudio Coccoli dice, il discorso sul vuoto dell'insegnamento credo si possa applicare a tutti gli ambiti. Il nostro è un paese che si spacca sempre di più, dove una piccola parte segue il corso del progresso del resto del mondo e un'altra invece resta avvinghiata a un sistema che prevede che il tuo unico obiettivo sia quello di conquistare achievement dopo achievement, per poter poi arrivare al premio finale, senza considerare il traguardo. Vero, è uno solo. Allora, sono al 90% d'accordo con te. L'unico margine di contesto è che ci sono ambiti che hanno... Cioè, per esempio, mentre l'art è un ambito meritocratico e l'effetto è immediato, quindi se io faccio un disegno e funziona, si vede, non c'hai... Ci sono contesti in cui questa immediatezza non c'è. E allora il gioco del punteggio serve per capire se tu quell'achievement l'hai sbloccato veramente. Parlo contesti come la medicina, o l'architettura, l'ingegneria, immagina se costruisci un palazzo e crolla, no? Fai un brutto disegno, hai fatto un danno economico, ma finisce là. Però, cioè, nel senso, mentre siccome gli occhi ce l'abbiamo tutti, no? E questo non vuol dire che tutti capiamo l'arte, ma capiamo se un bel disegno può essere fatto bene o è vicino al tipo di progetto che voglio realizzare io. La stessa cosa non si può dire con la medicina.
un dottore si presenta, io non posso valutare la sua preparazione. Quindi in quel caso il gioco istituzionale dei voti serve a capire se quella persona ha raggiunto determinati obiettivi. Esatto. Nel mercato dell'arte, dato che non è che c'è, ti dice ok, fammi vedere che punteggio hai in anatomia, che vuol dire? Perché tu puoi anche frequentare anche il corso più bello in assoluto, ma magari non hai appreso poco, perché devi aggiungere tutta una serie di conoscenze che sono in parallelo. Per esempio la comprensione della rappresentazione dello spazio. Quindi conosci a menadito l'anatomia, un medico dovrebbe essere un bravissimo artista, e invece non è così. Certo. No, questa è una domanda interessante. In che ordine consigli di seguire i tuoi corsi? Allora, io consiglio, se dovessi essere uno studente di me stesso, io farei il corso base, i fondamenti di digital painting, ok? Poi farei il corso di anatomia, perché la figura è importante, specie se tu vuoi fare illustrazione o character design. Poi farei l'intermedio e l'avanzato. Fatto questo, che è si conchiude il percorso professionalizzante per illustratori e concept artist. Tuttavia, si può arricchire anche con l'ibrido, che è un percorso particolare in cui si mischia 3D e 2D, cioè questo percorso ibrido di concept art 2D e 3D, e ovviamente c'è anche il percorso per chi fa soltanto 3D, quindi fondamenti di digital sculpting e poi aspetti avanzati di digital sculpting, dove si fa collectible e altre cose di questo tipo. Quindi capite che il percorso che io consiglio più o meno è questo. Poi i nomi mi aiutano a ricordare le cose. Biscotto alle patate. Oh, Madonna. Enrico Sordi, se non c'era bisogno di inventarti. Grazie, Enrico. Assolutamente, tutti d'accordo. Allora, io sto seguendo i corsi di Quadra e il fatto di non avere l'ansia dei voti è qualcosa meraviglioso. Anche il rapporto tra i compagni è meravigliosamente tranquillo. Nessuna invidia, nessuna cattiveria. Ci si aiuta e ci si supporta. Ma è successo in altre scuole. Allora, io lo dico sempre, l'esperienza scolastica è importante perché si cresce non solo col confronto con l'insegnante, ma anche il confronto con i propri compagni. E se io ti metto una base di rivalità, per cui il voto, quello o quell'altro, è chiaro che poi alla fine, vieni distratto da queste cose e ti perdi la bellezza del... Ora, questo non vuol dire che bisogna essere tutti d'accordo, o tutti amici per la pelle, con alcuni si può anche essere semplicemente, può comportare civilmente da buoni conoscenti, certo. Però vuoi mettere che ci si arricchisce, no? Io lo dico sempre, uno dei momenti in cui mi sono divertito tantissimo e sono cresciuto tantissimo artisticamente parlando è stato quando all'istituto d'arte, non per l'istituto d'arte, c'erano degli altri ragazzi che disegnavano tanto e condividevamo tantissimi disegni, cioè ci dimostravamo, ah ma tu come fai questa cosa, fammi vedere. E io in pochissimo tempo ho fatto un salto, dei salti pazzeschi, ma non solo io, anche dall'altra parte, perché ci si stimolava a vicenda. In più, la rivalità, se è amichevole, cioè nel senso, se si gioisce del risultato dell'altro, e la sana competizione e la si usa come sprone per il proprio percorso, ben venga, cioè nel senso ok. Allora, direi che sono le 6:30, siccome abbiamo un'altra ora e mezza per il nostro la nostra esperienza, io direi che possiamo iniziare con la dimostrazione. La dimostrazione è molto semplice. Davide, vuoi partecipare anche tu? Non lo so, insomma, se vuoi disegnare con noi, ecco, non sì, so certo, se così si vede qualcosa. Allora, adesso condividiamo gli schermi. Allora, la cosa sarebbe questa: partire da una rappresentazione di qualcosa di semplice, come può essere una sfera, no? E poi, ragionando e applicando i concetti presenti nella sfera, complichiamo la forma della sfera per ottenere qualche altra cosa. Può essere, che ne so, una testa, una creatura, ognuno fa quello che vuole, poi insomma non voglio obbligare nessuno. Va bene? Ovviamente se vi va di partecipare, se vi va di farlo anche voi,
fatelo, cioè nel senso, poi magari potete postare i vostri risultati sotto il video, no? E poi magari ve li commento, sarebbe una grandissima cosa, ok? Bene, 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 iniziamo a condividere gli schermi, vediamo se riesco a fare questa cosa. Sai che il mio è già in condivisione, sì. Allora, okay. Li metto tutti uno accanto all'altro, vediamo se ci riesco. Si vede? Allora, il tuo ancora non l'ho abilitato, aspetta un attimo. Allora, così va bene, facciamo così. Lo metto in modalità cover, così ci siamo tutti per il momento. E magari facciamo così. Per il momento prendo... prendo metà dello schermo un attimo, così vi faccio, faccio la base, no? E poi, come dire, ci rimbalziamo gli schermi, d'accordo? Va bene, la voglio. Allora, apro un attimo Photoshop, che mi si è chiuso. Cercando di rendere lo schermo meno invadente. Allora, ma se lo metto a finestra si vede lo stesso? Sì. Allora Davide, io non vedo che tu stai condividendo lo schermo comunque. Aspetta, lo ricondivido. O forse non lo sto condividendo io. Beh, tipo ci sta interrompi condivisione, perciò in teoria dovrebbe starci. Allora. Ah, ecco, perché siccome si era chiuso Photoshop... In realtà il tuo si vedeva, era il mio che era... non si vedeva perché Photoshop si era chiuso. Ah. Allora, faccio un attimo un... Un check, perché Photoshop mi sta dando dei problemi. Mi dice che è acceso, ma in realtà non è acceso. Infatti io ti vedevo, cioè io lo vedo il tuo, o a meno che non è quello di Davide. No, è quello di Davide, quello io. Adesso okay. Io lo sto avviando adesso. Il Photoshop. Allora, Esmeralda ci chiede se c'è la possibilità di fare qualche evento, lezione, workshop in presenza in futuro. Allora, non lo escludo, perché mi piacerebbe molto poter fare degli eventi live. Ho preso contatti con tutta una serie di contesti fisici per poter fare una cosa del genere, però saranno degli eventi sporadici. Sicuramente ci incontreremo a Lucca, perché ci sarà, e poi ci si incontrerà in altri contesti. Quest'anno? No, cosa? Non lo so se quest'anno o il prossimo, perché quest'anno è sempre molto delicato per via del Covid. Però dall'altra parte... come dire, il fatto che siamo online c'è una ragione anche filosofica, perché la possibilità di poter studiare deve essere quanto più accessibile possibile, e per poterlo fare da casa, secondo me è un grandissimo vantaggio. Cioè, le classi che sto frequentando, che sto gestendo adesso, per esempio, ci sono molte persone che vengono da così lontano che sarebbe impossibile poter frequentare dei corsi live. Va bene. Allora, sono riuscito ad aprire Photoshop. Vediamo se riesco a condividerlo. Allora, finestra. Sapete che sto avendo delle difficoltà a condividere Photoshop? È successo? Che problemi di là? Non lo so. Se no, provo a metterlo su un altro schermo e condividi direttamente lo schermo. Sì,
Sì, mi sa che farò così. Però strano, prima te l'aveva condiviso, ti ricordi? Eh sì, perché mi si è bloccato mezzo computer, capito? Ahia. Ah, il solito problema. Tra l'altro, Davide, mi sa che mi dovrei darmi una mano. Quando vuoi, Anto. Condivido lo schermo, che è questo qui, della live, che adesso farà l'effetto... Slop. Inception. Esatto. Inception, esatto. Magari tolgo me dal centro della questione, così non faccio impazzire nessuno. Allora, Ratta Bagatta ci dice che in effetti manca l'interazione umana. È vero, ma fino a un certo punto. Perché, per esempio, nelle lezioni live ci si incontrava una volta a settimana. È vero che c'era la bellissima esperienza dell'incontro, no? L'aspetto anche conviviale, del magari andare a mangiare insieme. Bellissima cosa che si può fare. Comunque, insomma, poi per quelli vicini è possibile organizzarsi. Però, per esempio, il fatto che noi avendo delle classi online, noi usiamo Discord come base, la classe rimane sempre viva, anche quando non c'è lezione. Questo cosa vuol dire? In qualsiasi momento, durante la settimana, quando uno ha 5 minuti liberi o anche vuole disegnare insieme, bla, magari incontrarsi fuori dalla lezione, si ha la possibilità di avere una sorta di dialogo continuo sia con gli insegnanti che con gli altri studenti. E questa è una cosa... magari non tutte che le scuole fisiche non necessariamente non ti offrono. Poi per chi è misantropo come me, ancora meglio. Allora, Ghiranna dice se è possibile frequentare i corsi durante la settimana. Allora, purtroppo in questo momento storico no, perché considerando che la maggior parte delle persone lavora durante la settimana, e il fine settimana spesso lo usa per riposarsi o per studiare, l'idea di lavorare, di fare le lezioni il fine settimana nasce proprio da quello. E siccome, cioè, se io dovessi fare lezioni il fine settimana e anche durante la settimana, smetterei di fare la mia professione, e allora andrebbe in contraddizione con gli aspetti filosofici di cui prima, no? Allora, sei riuscito a condividere, Anto? Allora, credo di sì. Datemi conferma. Sì, ma io vedo. Io vedo il mio schermo che stai condividendo, penso. Quindi... Sì, io, siccome ho uno schermo solo in questo momento, quindi faccio avanti e indietro tra Photoshop e... Si vede adesso Photoshop? Vediamo. È sempre il mio. Sì, il tuo, che è quello grosso. Però adesso, se io per esempio faccio così... Eccoti, sì, eccolo qua. Si vede Photoshop, no? Benissimo. Allora, ragazzi, io però... vedo le finestre di... No, aspetta, fermati. No, no. Io vedo sempre Inception. Sì, Inception. Quello è il mio. Ma che cosa mi stai dicendo? Sì, Anto. Manca una finestra, guarda, sono 5 finestre, dovrebbe essere 6. Ah, eccolo, sì, adesso sì. Adesso c'è il tuo, sì. Adesso sì. Ora Inception, adesso di nuovo il tuo, sì. Ok, Inception si vede tutte le volte che... scusate che laggo il cervello, che abbasso Photoshop, ok? Quindi adesso si vede Photoshop, siamo sicuri, possa fare? Sì. Ok, bene. Allora, mi faccio un po' una base, giusto per avere, per non avere proprio una cosa bianca su cui lavorare. O se voi lavorate, voi avete la possibilità di leggere le chattine?
Come ti ho detto, il mio massimo di un tot di messaggi. Va bene, magari se ce ne sono di nuovi ogni tanto gli date un occhio, che io vendo adesso uno schermo solo e non due come prima, ogni tanto mi si blocca quell'altro. Da, tu c'hai due schermi? No, purtroppo no. Vabbè, allora abbasserò ogni tanto e vediamo. No, se... no, vabbè, lo facciamo anche noi, figurati. Allora, ci sono scambi tra Paquito e Alessio Cammardella. Cammardella. Che potrebbe anche raggiungerci. Infatti sì, è un animale. Ma... Lo aspettiamo, lo aspettiamo. Tanto il link ce l'ha. Un animale. Ok. Allora, dicevo. Ok, abbiamo detto sfera, no? Partiamo da una sfera. E raccontaci un po', cosa ne farai tu della tua sfera? A me piace disegnare personaggi, quindi probabilmente ci farò una testa. Infatti sono partito in maniera furbetta da una sfera che abbia già la mezza tinta del colore, del colore della pelle. Io sapeva lui. Io mi sa che invece... Voi avevate idee? No. E, in realtà stavo pensando a una fusione tra l'uomo e natura, o solo natura, ma vediamo. Io penso che andrò di creaturine a questo punto. Una bella creaturina? Allora, alcuni concetti base che potete trovare ovunque. Forma. Shape esterna, questa qui nostra, e valori transizionali, che sono i volumi. Vediamo attraverso i values, no? Le differenze di luce e nel nostro caso anche delle differenze tonali, perché per esempio cose che vanno verso l'ombra, io voglio farle un po' più fredde. Infatti vedete, questo rosa diventa via via più violaceo, via via che vado verso l'ombra. No, ok, così. E nella zona di mezza tinta mi sposto anche cromaticamente verso una luce calda. Caso un po' più giallastro. Bene, 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 bene. Allora, come possiamo applicare i fondamentali in questa, più che sfera, è una patata praticamente. Allora, per esempio, se il mio ambiente è così scuro e il colore di questo ambiente è, se ci fate caso, è un bruno piuttosto rossastro, no? La luce che rimbalzerà sull'ambiente andrà a scaldare, di questo colore rossastro, il nostro oggetto. Quindi, per esempio, mi potrei mettere, per creare una maggiore relazione all'ambiente dell'oggetto, l'altro rosso. Scaldando l'ombra. Un'altra cosa che succede è che quando i colori diventano piuttosto intensi,
l'occhio ha bisogno di esaltare le differenze, e per esaltare queste differenze, per esempio, potrei usare il complementare del colore dell'oggetto per raccontare un po' il passaggio d'ombra. In questo caso un verde, ma potrei prendere anche un giallo, che sarebbe bene uguale, anzi forse meglio. E mi creo la famosa Terminator Shadow, no? Con un bel contrasto verdastro, proprio tipico della pittura tradizionale, un approccio caravaggesco, no? Al contrario, la parte in luce potrei arricchirla ancora di qualche piccola highlight. Qui magari emerge la texture. E se questo oggetto in alto avesse del cielo, in che modo sentirei il colore del cielo su questo oggetto? Magari con un po' di blu. Comunque sembra tipo uno di quelle voci che ti fanno fare meditazione, eh? Sì, infatti sono... Faccio l'effetto ASMR. Esatto. Ok. Aggiungiamo un po' di blu e lo usiamo per creare delle piccole nuance sulla superficie, in modo da rendere questa superficie un po' più interessante. Magari ci divertiamo in maniera anche un po' arbitraria scaldando l'ombra con delle tinte arance. C'è una domanda di Martino Battistacci. Chiede se è importante conoscere le tecniche tradizionali sia teoricamente che a livello pratico. Può essere utile, ma non è è estremamente necessario se comunque si vuole diventare un artista digitale. Chiaro che se devi fare l'artista tradizionale devi studiarlo. Averne esperienza vi permette di cogliere delle determinate sfumature, però per diventare maestri nelle tecniche tradizionali vogliono anni. Per cui, insomma, cioè, nel senso, se ne capite invece il senso e riuscite a trasporre il discorso all'interno dell'ambito digitale, riuscite a ottenere il risultato. È chiaro che il discorso non è biunivoco. Le tecniche tradizionali hanno delle difficoltà specifiche che riguardano la materia che utilizzate, quindi l'olio, per esempio, o l'acrilico, e lì ci sono tutta la conoscenza dei medium, per esempio, dei media in questo caso, ecco, no? L'utilizzo degli oli, degli essiccanti, oppure del quando dipingere, che cosa dipingere, no? Perché in estate, per esempio, secca prima, in inverno invece secca dopo, quando fare le velature, tutta una serie di cose che invece nel digitale c'è, ma lo potete fare immediatamente, no? Quindi anche la velocità di esperienziale col digitale è estremamente più alta. Però, vabbè, sono discorsi. Non so se ho risposto alla tua domanda. Martino. Ok, io la mia sferetta più che altro è fatta, più o meno l'ho fatta. Ok, copiamo sta sferetta e iniziamo a fare dei ragionamenti, no? Che è un po' quello che succede con ZBrush, per chi ha esperienza con la scultura 3D, no? Si parte da una Z-sfera, no? E poi la si altera fino ad ottenere quello che vogliamo.
In questo caso che cosa succede? Che tutte le volte che io mi muovo in un ambiente pittorico, potrei di fatto crearmi una sfera rappresentativa, no? Come se fosse una sorta di... non paletta, la tavolozza, no? Da cui prendere le cose che mi servono e a seconda della direzione della superficie che andrò a considerare, potrò prendere una cosa che ha più una forma piuttosto che un'altra. Allora, per esempio, se io avessi un elemento come il naso che sporge qui, lo disegno in maniera più leggibile, dovrei usare questo modo di far reagire la luce rispetto a questa superficie. La parte davanti del naso invece sarà più o meno così. La parte sotto sarà più o meno così, un po' di passaggio, e la parte sotto invece sarà rossastra. Ok? Vedete, ho ragionato i volumi del naso seguendo le strutture della sfera. Ovviamente il naso non è così duro, potrebbe avere dei passaggi morbidi. E qui il naso, per esempio, si collega con la guancia. Ma la guancia non è molto diverso, è come se fosse una palletta, no? Quindi mi basterebbe mettere la luce qui. E modellarla come se fosse una sfera. Ovviamente non ho la stessa profondità di una sfera normale, quindi probabilmente le parti in ombra saranno più morbide. Vedete, è come se avessi aggiunto una massa, un pezzo di argilla che è un po' modellato. Si capisce? No, ok. Parliamo di la cavità orbicolare. Se fosse un cranio sarebbe profonda, ma di fatto non è un cranio. Io ho anche del grasso corporeo lì sotto il sopracciglio, per esempio, no? Che fa emergere una zona tondeggiante e la disegno. Avrò l'occhio, che adesso la sto rappresentando come se fosse una sfera. Guardate la struttura della sfera iniziale. La struttura è la stessa, solo che ovviamente c'è la rima palpebrale, la piega dell'occhio, la palpebra inferiore che magari raccoglie la luce rossastra. Ovviamente magari la sclera avrà un colore leggerissimamente diverso. Ho paura, quando disegno le cose così un po' troppo a pezzettini, perché spesso magari non hai controllo della forma finale. Quindi spero nel fato possa rispondere. All'occhio, per esempio, una colorazione al contrario. Vedete, la palpebra raccoglie la luce. Aggiungo l'alone del sopracciglio per renderlo
più realistico. Vedete l'azzurro che c'era qui sopra? Metto sulla guancia. Metto sul naso. Metto sulla fronte. Su tutte quelle aree che di fatti andrebbero verso l'alto. Prendiamo il naso. Questa è come se fosse una sferetta. Qui avrò tre light, come nella sferetta di riferimento. Do un occhio se prevede se ci sono... È un Bejelit, mi dice mio chiede Giorgio. Eh beh, sì, al momento è un Bejelit. Un po' sì. E un po' sì, ci sta. Allora. Bene. Poi che state facendo? Adesso faccio nuove cose. Io per seguire la tua voce ho iniziato a fare un volto anch'io, quindi... Ok. Hai fatto quindi la tua sfera all'inizio e poi gli hai pronto cose? Ok, vedo, vedo. Molto bene. Ah, anche Davide sta facendo una testolina. Sì, io la farò mezza... mostruosa, qualcosa del genere. Bene, bene. La tua ipnosi ha funzionato. La mia ipnosi? Sì, sì, la tua voce è meditativa. Ah. Ok. Aggiungiamo altre parti. Caso aggiungerei le altre masse. Altra massa del sopracciglio. Ovviamente così la fronte non si può vedere, ma la ingrandiamo. Che lo sto per far diventare proprio un prop, un oggetto. Mi piacerebbe unire vari materiali, quindi creare uno studio sul materiale differente. Sì. Ah. Sì, mi sa che ho scelto. Abbiamo i capelli che usciranno.
ovviamente sto allargando un po' la scatola cranica, perché ero partito da una sfera troppo piccola per essere la testa di una sfera di una testa. Allora, aggiungiamo l'area buccale, che di fatto non è altro che una sfera. Quindi potrei mettere tutto quello che normalmente metto in una sfera. Ovviamente però è un po' più schiacciata una sfera normale. Ovviamente non è il processo che seguo quando disegno. Questo era giusto per dimostrare il fatto che se parto dalla consapevolezza della rappresentazione del volume, potrei di fatto riuscire a rappresentare le mie forme. Allora, qui la guancia viene giù dritta, quindi io posso mantenere ora dritta, è una parola grossa, però insomma, vabbè, viene giù relativamente dritta. Hai reso. E quindi può mantenere lo stesso tono e lo stesso valore. Ovviamente io sto andando a braccio, non ho reference, perché insomma mezzo schermo e lo sto condividendo con voi. Quindi il risultato finale, perdonatemelo se verrà fuori qualcosa di poco umano. Quando la mia indecisione. No. Ovviamente labbra hanno i loro volumi, vanno capiti, vanno modellati. Centro labio. Tanto se vi va, date un occhio per vedere se ci sono le domande. Sì, si sta venendo proprio in questo. No, l'ultimo è un Bejelit. Allora, c'è una domanda che chiede Leonardo Fiuto Cannistra. Ti dice, sempre il migliore nel disegnare quanto nel narrare. Libri utili per la disposizione di luci e ombre in diversi contesti? Magari un libro sulle atmosfere. Sai che libri sulle atmosfere non ce ne sono molti? Io uno ce l'ho. No, in realtà ce n'è un altro che è un libro abbastanza vecchio che si chiama aspetta che fammi controllare, che ho trovato poi da poco, è molto interessante, che si chiama Mastering Atmosphere and Mood in Watercolor ed è di Joseph Zbukvich, quindi artista russo. Magari questa la scriviamo perché non è proprio immediato. Non lo conoscevo. È un bel testo.
parla di, appunto, di come gestire l'atmosfera, il mood, come ovviamente lo fa da un punto di vista non solo dell'acquerello, però secondo me, cioè, così come con il tradizionale, così col digitale, si possono unire le così. Esattamente. Purtroppo l'ho trovato solo in inglese, quindi per chi non mastica magari potrebbe avere un po' più di difficoltà, però per ora, perché lo sto leggendo proprio in questo periodo, è veramente veramente ottimo. Ci sono state conoscenze nuove che hai acquisito da questo libro? Allora, più che conoscenze nuove per ora, perché sto ancora intorno ai primi due terzi del libro, sta dando un chiarimento verso alcune, sai, teorie, come per esempio la rappresentazione della nebbia, della foschia, della luce solare come riflette, perché, come ottenere un certo tipo di emotività nel quadro con determinati tipi di luci, momenti della giornata e cose del genere, e anche come osservare in un certo senso. Che parla anche di studio dal vero, quindi di andare a riconoscere anche, cioè, io poi penso che sia fondamentale per chi vuole maturare un certo tipo di gusto del colore, comunque avere dei riscontri dal vero, o se non proprio fare degli studi, almeno osservare, quindi parecchia osservazione. E comunque questo libro anche conferma questo metodo. Comunque sì, ma è abbastanza interessante. Prego. Perché poi, come hai detto tu prima, non ci sono moltissimi testi proprio sull'atmosfera e il mood delle illustrazioni, dei quadri, insomma, di questi argomenti qua. Qualche settimana fa abbiamo fatto una bellissima lezione proprio sui mood e le palette. Bello. Bella lezione corposa. Ovviamente potevo mai finire non finire nel macabro. Cioè, miseria. Non sei finito, io sto cambiando idea ogni 5 secondi. Ok. Per esempio, il collo. Una sorta di cilindro. Ah, qua chiedono, anche se ne avrete migliaia, quali sono i vostri artisti preferiti? I miei top 3 sono Craig Mullins, Ranjà e Alberto Mielgo. E già hai detto tre nomi fenomenali. Già. Vabbè, Cole so pure. Vabbè, io sto ancora sbavando per Jablonski, però... Jablonski, mamma mia, quanto è forte Jablonski. Ranjà mi piace molto. Non tutto, però alcune cose sono veramente di gran gusto. E poi c'è, che ne so, mi piace tantissimo Kolesov, insomma, che citava prima Davide. Mi piace tantissimo. Poi, vabbè, insomma, dipende anche da quello che fanno. Alex Konstad, mostruoso. Madonna mia, che ha pubblicato poi Obliscura ultimamente, che è un capolavoro. Mm-hmm. E ancora non l'ho visto, volevo prenderlo necessariamente. Lo consiglio, se no quando passi per Napoli te lo faccio vedere, così lo prenderai. Tirosi. Per esempio amo anche Chris Gold, che è un artista che ho scoperto da poco, che è molto molto bravo. Poi ci sta, per quanto riguarda la sintesi invece pittorica, apprezzo tantissimo Greg Manches, che è un artista tradizionale che ha pubblicato un libro che si chiama aspetta che dovrei avercelo qui, Above the Timberline, sì, che è un racconto dipinto molto bello,
e lui ha questa sintesi pittorica super pulita, però con la pennellata visibile. È molto molto bello. Sì. Vabbè, poi se vogliamo mettere in mezzo anche i maestri del passato, penso che finiamo dopo domani, vero? Quindi, Vabbè. Che per ogni epoca ne ho due, tre. Sì. Io sto ancora a fare studi di Ferdinand Keller. Madonna Keller, Madonna che hai detto! Valutatissimo secondo me. Ah, sconosciutissimo più che altro. Io per esempio, pur avendo fatto un corso di l'arte sull'Ottocento con approfondimenti, cioè, Keller era, non mi ricordo neanche se fosse stato citato. È perché perché segue il finale, il filone di Böcklin, quindi è poco. Anche se vabbè. Però è strano, perché di solito si studia sempre, no? Come si chiama? L'isola della morte, dei morti. Di Böcklin. Ah, quella di Böcklin. Scusa, Fer Keller non fece una copia. Vabbè, stica, appunto. Non lo so se fece una copia dell'isola dei morti, però sui dipinti, madonna, c'hanno un'atmosfera assurda. Ah, arrivano ancora domande. Ah, vediamo. Siamo persi. Tempo fa Antonio, durante un workshop fece un parallelismo molto interessante tra cinema e pittura e quindi sul mood da creare in base allo stato emozionale. Dovresti scrivere tu qualcosa. Allora ragazzi, ve lo dico, qui lo nego, io ho un progetto di sviluppare una serie di libri sulla rappresentazione e sulla comprensione dell'arte, ovviamente. Sì. Secondo, se ci riesco, però purtroppo non lo posso fare adesso perché ho un altro progetto che è Atanor, è un progetto invece come dire, non divulgativo, ma un progetto artistico, e quindi una cosa alla volta, abbiate pazienza e faremo tutto. Continuiamo con le domande. Allora, dato che vedo molte lamentele, penso possa essere utile. Quando si lavora come artista, come si determina il valore del proprio lavoro? Ah, questo è difficile. Aiaiaia. Come si determina il valore del proprio lavoro? Sì. Ma nel senso economico o nel senso assoluto? Filosofico o come dire, qualitativo... più specifica. Ha detto che aveva fatto prima, però io non posso scrollare più in alto, quindi... Allora vado a leggere, scusate l'effetto, anzi, a proposito sposto un attimo l'attenzione così almeno non mi acceco. In senso economico, perché leggo vari disegnatori bravi che si lamentano di altri che si svendono. Allora, questo è un problema, come dire, che affligge un po' il mercato, no? Dato che non c'è un sindacato, la attribuzione del valore è una cosa personale, quindi se tu decidi di offrirti per poco, in teoria non stai uccidendo nessuno ed è una tua scelta personale. Tuttavia, se tu fai un rapporto tra anni di studio, e quindi tu devi considerare che non è semplicemente faccio un esempio: se io stasera vado a lavare dei piatti, no, in un ristorante, ora non mi serve una laurea, devo solo finire una spugna contro un oggetto e funziona, no? E allora lì mi pagano una cifra, che è una cifra simbolica per
il mio impegno nel fare quella specifica cosa, quindi un tot di ore. Ma se io chiamo un dottore e gli dico, ah, guardi, dottore, c'ho un problema qui, bla bla, 10 minuti, 500 euro, ipotesi, no? Che cosa ha fatto? Ha strofinato molte più, come dire, molti più piatti in 10 minuti che non quella persona, una serie di di lavoro? Ovviamente no, quello che paghi è la competenza. Quindi cosa vuol dire? Che se pensate che il vostro lavoro sia un lavoro di competenza, svendersi come un lavapiatti, ma non perché il lavapiatti si svende, ma perché è un lavoro semplice, no? Svaluta il vostro lavoro e il mercato in generale. Perché se io sono un cliente e decido che tanto troverò sempre qualcuno che si offrirà a meno, arrivato a un certo punto giocherò a ribasso e questo lavoro non sarà più un lavoro, ma sarà una specie di campo di schiavitù. Non so se rendo. Questo cosa vuol dire? E bisogna avere consapevolezza, coscienza. Ci sono degli standard internazionali per il nostro lavoro. Che cosa vuol dire? Che se io considero che uno junior viene pagato dai 15 ai 20, $20 orari, che sarebbero dai 10 ai 15 euro orari, vuol dire che in una giornata di lavoro di 8 ore voi guadagnate dalle 80 alle 150 euro, per intendersi. Ora sto facendo una... no? Per un guadagno onesto, perché se voi lavorate un mese di tempo, guadagnate uno stipendio, cioè una cosa normalissima. Se invece iniziate a lavorare per 10 euro al giorno, no? Capite che voi non solo state rovinando il vostro lavoro perché non vi rispettate, ma rovinate anche il mercato, perché il cliente dice, ok, ma io andrò a lavorare con quelli che non continueranno a farsi pagare poco. E capite che finché state dentro casa con mamma e papà che vi prepara da mangiare, una cosa del genere la potete fare, ma se pensate che fuori da questa cosa c'è la bolletta da pagare, l'affitto, il cibo da comprare, e per chi vuole avere anche una vacanza ogni tanto una cosa, comunque qualche soldino da parte se lo deve mettere, senza considerare che gli strumenti di lavoro costano, iniziate a capire che è una mancanza di senso assoluto offrirsi per poco. È preferibile rifiutare un lavoro e fare una cosa per sé, dedicandocisi al massimo, in modo tale che la qualità del proprio lavoro vi possa permettere di approdare a lidi più fertili. Non so se rendo. Amen. No, la cosa... Allora, diciamo che dipende. Quando si lavora, si può scegliere di farsi pagare ore o a farsi pagare a pezzo finito. Se devi farti pagare a pezzo finito, ovviamente non lo sai quante ore ci stai, fai una valutazione che dipende anche dall'esperienza. Ovviamente vi faccio un esempio. Molti rapporti tra esperienza e capacità possono alterare questo rapporto. Faccio un esempio. Un giovane professionista potrebbe raggiungere il risultato con molta difficoltà e con un periodo di tempo molto lungo, perché magari fa tante prove prima di riuscire, no? Questo cosa vuol dire? Che deve farsi pagare 3 mesi di tempo per fare un'illustrazione? Sarebbe una sproporzione. Quindi, cioè, ci sta che valuti più o meno il tempo di esecuzione anche in base alle tue capacità. Purtroppo questo è un discorso molto lungo, molto delicato, e se lo apriamo adesso finiamo per dedicare la live soltanto a questo. Allora, vediamo il biscotto che cosa sta facendo. Trascino un attimo, ho ottenuto quello di Davide. Oh, che bello biscotto, mi piace, grande. Sì. Bello anche quello di Davide. Bel mostrone. Ah, oh, un bel mostrone, attenzione. In realtà sto andando dopo random, ragazzi. Non... Ok, io continuo la mia faccetta. Per il momento è solo una faccetta, ma qualsiasi. Ma cercheremo di... Beh, vedo che un po' tutti stiamo facendo roba comunque felice, gioviale, serena, con luci calde. Con luci carine.
Io ero partito con una colorazione drammatica della sfera, cioè ci sta che... E poi con la domanda sulla parte economica è sempre drammatica, quindi è normale che poi prendiamo questa piega. Ah beh! Il dramma economico. Scrivono... Uno dei problemi che riscontro maggiormente è capire come utilizzare i pennelli. La maggior parte delle volte non riesco a ricreare delle sfumature sensate e che diano omogeneità e tridimensionalità al disegno che sto facendo. Quindi più che una domanda è una problematica. Mm-hmm. Quindi immagino che voglia... Allora, ti dico, io ragiono sul fatto che il pennello deve dare delle pennellate che in linea generale raccontano la direzione della superficie. Quindi, per esempio, adesso sto raccontando la forma del cranio e quindi gli do dei segni che seguono questa direzione. Questo è un buon modo, tecnica classica, no? Per cui la pennellata segue la forma che vuoi rappresentare. No? L'altra cosa dipende dal tipo di pennellata, perché la pennellata può essere più o meno coprente, può essere più o meno... rough, no? Graffiante, ruvida, no? E questo dipende ovviamente dallo stile che vuoi raggiungere. E può essere trasparente, quindi giocare sull'opacità, sul transfer, e puoi usare anche una serie di mixed brush che ti possono aiutare a blendare. Puoi usare lo sfumino, puoi usare il mixed brush propriamente detto. Okay. Oltretutto, un consiglio che poco spesso ho sentito, ma che ultimamente sto trovando molto valido, è di provare in digitale a ricreare o a creare i propri pennelli. O quantomeno a cercare pizza. Di... esatto, tipo il mio pennello. No, perché penso che a volte capire cosa si sta usando bene sia una buona chiave per riuscire a raggiungere anche risultati nuovi e diversi. Anche per trovare soluzioni nuove e diverse. Quindi magari andare a vedere... come interagisce il programma per creare determinati effetti, può essere molto utile in futuro per risolvere magari, esempio, avevo bisogno di una superficie ruvida che però avesse una texture particolare e non riuscivo a trovarlo tra i vari pennelli. Allora ho pensato, vabbè, questa superficie, questa texture, magari posso ottenerla con un pattern preso magari da un ciocco di legno e cose del genere, e ho semplicemente disperso il pennello in modo tale da creare del movimento, no? E alla fine avevo risolto il problema proprio in questo modo, e bastava semplicemente sapere che con alcuni tipi di settaggi del brush di Photoshop riesci ad avere determinati effetti. Allora, come gliela facciamo la crapa? Io gli farei un bel taglio di capelli alla Nino D'Angelo. Belli. Facciamo una domanda. Marco Pennacchietti domanda: è un problema comune cambiare spessissimo il proprio stile, innamorarsi di stili differenti continuamente e fare fatica a restare fermi su uno soltanto? Denota poca esperienza o poca conoscenza, oppure una cosa normale? Grazie. Penso che sia normalissimo. È normalissimo. Ragazzi, anzi, alcune volte può essere anche un vantaggio. Io, per esempio, in questo momento sto facendo un lavoro con una casa importante e non posso dire niente, ma mi stanno facendo fare tre stili diversi: uno stile manga, uno stile americano, uno stile tipo Pixar, per intendersi. E mi sto divertendo tantissimo. È chiaro che bisogna avere controllo di quello che si sta facendo, no? Quindi se state utilizzando uno stile, all'interno dell'immagine
lo stile deve essere coerente e consistente, cioè non è che potete all'interno della stessa opera, però se vi diverte esplorare, ma perché no, ma fatelo, anzi, ma poi lo stile deve essere un linguaggio, non deve essere una gabbia, no? È come, faccio un esempio, io sto comunicando con voi in maniera molto tranquilla, però se facessi una lezione seria, bla bla bla, probabilmente utilizzerei un linguaggio più puntuale. Se fossi tra amici dopo una serie di bicchieri di vino, probabilmente avrei un registro un po' più goliardico, no? Beh, nel senso, se parlassimo sempre nello stesso modo, non solo sarebbe noioso, ma ci toglieremmo qualcosa, insomma. Che bello, quante domande oggi, che meraviglia. Bravi ragazzi, devo dire. Ma sì. È il motore delle live, è proprio questo. Allora. Una domanda. Allora, prima di tutto, un ciao a tutti bellissimi. Sempre opinabile, come abbiamo detto prima. E una domanda da Frankie Venice 1979: alternative a Photoshop? Allora, ce ne sono tanti, no? C'è Procreate, c'è Clip Studio, c'è, come si chiama? Ping? Anche Corel Painter. Sì, insomma, ce n'è un bel po'. Krita è anche un bel programma. Krita non l'ho mai provato. Allora, il discorso è, grandissime linee, i programmi fanno più o meno le stesse cose, chi più, chi meno. Quindi il programma non deve essere un limite. Ovviamente ci sono dei programmi che sono più complessi o più completi. Per esempio, Photoshop è uno dei programmi più completi. Ovviamente ci sono poi delle features specifiche di una suite piuttosto che un'altra, no? Che ne so, Clip Studio è più adatto per chi fa magari fumetti, rende meglio il segno, ci sono tutta una serie di tool che in modo lo arricchiscono questo segno, lo specificano, insomma, veramente buoni. Tuttavia, magari per altri contesti potrebbero essere meno interessanti. Citano anche Adobe Fresco, alla fine sono tutti ottimi programmi comunque. Ho provato Adobe Fresco. Provato? No, mai provato. Mai. Io sì, alla fine simile, come dice Anto, più o meno si equivalgono tutti. Ah, un'altra domanda interessante. Silvia Agosti chiede: ciao a tutti, quali sono secondo voi i pro e i contro del lavorare freelance? Io inizio con una cosa che ho letto da poco. C'era questa immagine di un lavoratore freelance che alle 2 del mattino, dopo un'intera giornata davanti al computer rimasto chiuso in casa, si mette le mani davanti alla faccia e piange. E c'è stata la risposta di uno che ha detto: sì, tutto vero, però sempre meglio che piangere nel bagno del posto di lavoro in cui finirai i tuoi giorni. Cioè, penso che questa frase, cioè questa... È abbastanza emblematica. Abbastanza. Allora, a parte che è una scelta molto personale. Esatto. Ci sono persone che stare tutto il giorno dentro la propria casa e poi continuarci a stare la sera... si angosciano e quindi hanno bisogno di uscire. Persone che vengono stimolate da un ambiente
lavorativo pieno di persone, e persone che invece ad avere troppa gente in giro si depotenziano. Ci sono anche dei quadri psichici che definiscono questa cosa. Semplicemente la differenza tra una persona, per esempio, più estroversa e una persona introversa, no? Il freelancer sicuramente deve avere non solo la capacità di rimanere stabile rimanendo da solo anche parecchie ore, ma deve avere anche, come dire, avere uno spirito imprenditoriale forte, perché il vantaggio di lavorare in uno studio, quello che sia, è che comunque stai lì e ti pagano lo stesso, sia che ci sia tanto da fare, sia che ci sia poco da fare, e tu comunque alle 6, 6 e mezza, 7, a seconda che ora si stacca, comunque torni a casa e ti fai i cavoli tuoi, no? E il freelancer non smette mai veramente di staccare di lavoro, e ve lo dico perché già. In qualche modo anche adesso, cioè nel senso sì, ci stiamo divertendo, però è un impegno, no? Comunque cerco di fare le cose, di unire le mie passioni in modo tale che, come dire, non rinuncio a niente, sono produttivo pur non sentendo il disagio del doverlo essere a tutti i costi. Ci sono delle cose che riguardano ovviamente degli aspetti sono più psicologici che non pratici, ecco. L'altra questione è, essere freelance ti dà il grande vantaggio di fare quello che vuoi quando lo vuoi, cioè nel senso tu ti gestisci il tuo tempo, non devi timbrare cartelline la mattina, se vuoi lavorare la notte perché fa caldo e allora preferisci la notte, va bene, e non, una serie di cose. Ovviamente, qual è lo svantaggio? Che se non lavori e quella mattina non hai abbastanza volontà o voglia, non ti paga nessuno. D'altra parte, hai anche le tue responsabilità, non è detto che tutto dipende dalla tua voglia o dal tuo senso della responsabilità giornaliera, ecco. Perché comunque i clienti ti daranno sempre lo stesso delle deadline che devi rispettare. Volevate aggiungere qualcosa voi? Questo discorso? No, ci ho detto tutto. Io sono assolutamente d'accordo con il tuo discorso. Sì. Quindi magari, cioè io per esempio non nascondo che se qualcuno mi offrisse di lavorare in uno studio per un periodo di tempo farei una prova, per esempio, anche perché penso che non esiste un come anche giusto una linea unica in cui un artista si chiude, diciamo, tra virgolette, come anche abbiamo detto prima, però ovviamente se non c'è voglia di vedere la gente secondo me la cosa più difficile in realtà è far capire alle persone che stanno attorno il tuo modo di lavorare. Hai dei rapporti con altre persone, a volte il discorso che tu hai tempistiche diverse, abitudini diverse, non viene sempre compreso, e sembra che tu hai mancanza di interesse nei loro confronti, perché mi trovo benissimo a fare il freelance. In più c'è una cosa che secondo me è molto interessante, da freelancer ovviamente dico, se a te ti sta sulle palle il tuo capo, no? Tu lo tieni. Da freelancer, se a te non ti piace un cliente, stringi i denti per quel progetto, dopodiché ti dai un giro di più. Esatto. Altre domande? Io ho una domanda: come utilizzare in modo saggio il digitale per studiare anatomia, alternando a carta e matita, sia per una questione economica sia per impratichirsi con la tavola? Punto interrogativo tra parentesi. Quindi che dici, Anto? Sì, va bene. Quando si studia soprattutto anatomia, che insomma non è legata al digitale, e soprattutto nelle prime fasi, va bene qualsiasi cosa. Quindi va bene che studiate anatomia su foglietti di carta, qualsiasi cosa, vabbè, anche la carta igienica, vabbè.
diciamo che il digitale vi dà la possibilità di preoccuparvi di meno se sbagliate, perché se sbagliate potete tornare indietro, Ctrl Z e GGG. Questa cosa non spesso chi lavora in tradizionale cerca di fare subito il bel disegnino, perché sennò poi lo deve cancellare, sennò è un problema, no? Oppure perché magari la carta costa, no? Non che il digitale non costi, perché comunque tenere acceso un computer si spende. Quando si rompe il computer all'ultimo, tra le risate. Quando si rompe il computer. Però dall'altra parte potete creare tutti i file che volete, ecco, non è che qualcuno vi dice no, non lo fate. Mi piace questo tipo. Allora, come fare uno studio di qualità, mi chiede Malum, perché magari dopo aver disegnato tanto, qualitativamente rimane poco, vorrei capire come farlo bene. In realtà, non, cioè, nel senso, avrei un po' di difficoltà a dire esattamente che cos'è uno studio di qualità. Ci sono, secondo me, diverse fasi nell'apprendimento e queste fasi vanno rispettate tutte. La prima è quella focus, no? In cui studiate in maniera concentrata, no? E state ragionando su quello che state facendo, no? Ed è una fase di sforzo, no? È il classico studio anche delle altre materie. Poi c'è una fase di diffusa, in cui sembra che non state facendo un cavolo, ma in realtà state studiando. E questo succede quando imparate ad essere artisti dentro, ad osservare qualsiasi cosa, perché anche se l'occhio è passivo, in quel momento in realtà state interiorizzando tutte le cose che vi stanno attorno. Così, per esempio, guardate un film, lo state guardando con un occhio, come dire, ludico, e con l'altro invece un occhio critico. L'occhio critico vi permetterà di crescere. E infine l'ultima cosa è il flow. Una delle, no? Ovvero state studiando e allo stesso tempo ve lo state godendo, e in quel momento è come se il vostro cervello e la vostra anima, la gioia nel fare le cose e nello studiare si fossero unite, no? Poi ci sono, per esempio, tecniche oniriche in cui cercate la vostra l'arte dentro di voi, però queste sono tecniche un po' avanzate, no? Cioè, dovete aver già digerito un po' di cose. Va bene, dai, sto tizio ha acquisito una sua... C'è finito tutto in 5 minuti, Anto? Adesso lo voglio un po' caratterizzare, non lo so, fargli qualcosa. Magari potrei mettergli delle placchette, un tatuaggio, degli elementi sci-fi. Non lo so, mo mi invento qualcosa. Vediamo, per il momento molto così.
somiglia un po' a Davide Scalia anche, non so perché, però poco, non penso. Facciamo, madonna, gli manca un pezzo di destra. Il tuo ritratto fa pensare a un marinaio russo degli anni 40, anzi no, anni 30. Ma fa molto che era il De Brest. Poi c'è un'altra domanda sempre di Malum, che sta facendo una marea di domande grande. Allora, vorrei chiedervi due cose molto particolari. La prima è se anche voi in periodi di studio vi guardate intorno come dei robot, come per studiare qualsiasi cosa. La seconda è se agli inizi avete mai pianto perché desideravate essere più bravi e magari poi col tempo e la determinazione ci siete riusciti, ecco. L'ultima penso sia una questione di sensibilità personale. Allora, pianto, io mi sono arrabbiato più che pianto. Io mi arrabbio quando non so fare le cose. Sì, la frustrazione più che lo sfogo. Poi ovviamente in periodo di studio qualsiasi cosa diventa motivo di robot, veramente una giusta... Ma voglia, quando studi anatomia scansioni le persone, gli vedi... Sì, sulla metodo di scrivere Madonna. È l'autopsia alla gente, capito? Li trasformi in cadaveri da sezionare. Assurdo. Ok. Come sempre, quando ribalti le cose, puoi morire dopo. Succedono cose. Quando ribalti le cose, succedono cose. Allora, ah, che bello. Ah, purtroppo si è persa una domanda. Riscrivo la domanda che magari si è persa. Disegno e pittura, due punti. Partite mai da linee ben definite o preferite sempre mettere volume attraverso le pennellate? Dipende. Dipende da quello che devi fare. In linea generale preferisco, se devo dipingere, preferisco partire dalle masse. Se invece devo lavorare sul design, allora faccio le linee. Sì.
Io per esempio di base è difficile che faccia una linea molto pulita. Mm-hmm. Anche quando devo fare studiare il design, tendo sempre a cercare l'idea e poi valutarne la massa in fase di ricerca. Quindi diciamo ci sketcho una linea molto sporca e poi vado con le masse sopra. Ci parte delle shape, un po' tutto nero. Dipende anche quando ho ben in chiaro l'idea che c'è, il lavoro che devo fare. Penso che questa prerogativa, per esempio, io ce l'ho perché non ho mai veramente studiato solo disegno, per esempio, ma sono partito sempre dalla pittura tradizionale. Ah, Malum va dritto, eh. Voglio fare un'ultima domanda, più scomoda dello stipendio. Voi includete l'esercizio fisico nelle vostre giornate? Perché stando molto tempo seduti, penso ci siano conseguenze. Non lo vedi che sono in forma perfetta? La sfera, ovviamente, in forma perfetta. Io lo faccio, ma per abitudine personale, non per qualche motivo. Io sono un relitto e vorrei fare attività fisica. No, fatela l'attività fisica, anche se non la faccio, fatela. È importante, ragazzi, è importante. Sono diventate dei relitti. Ambulanza, non so di chi è, però ambulanza passata. Roberta scrive: Anto, complimenti, non riesco a smettere di guardare lo sguardo del tuo disegno. Oh, grazie. Allora, facciamo un giro sulle cose che ha fatto Biscott. Un giro di boa. Wow. Gusta? Che dici? Molto bello. Grazie. Molto bello, patata. Bravissimo. Grazie. Andiamo al nostro Davide. Guarda il mostrone come si trasforma. Bello. Che bello.
Allora, Ratta Bagatta ci scrive: qual è il livello degli iscritti? In realtà il livello è vario ed eventuale. Ci sono persone che hanno iniziato da poco il percorso e delle persone che magari sono anche dei bravissimi disegnatori, ma che hanno bisogno di ordinare i loro, diciamo, le loro conoscenze. E allora, in quel caso, io consiglio sempre di fare una sorta di di confronto, in cui magari di cena. Sì, infatti inizio a perdere magari mostrando le cose che si sanno fare, una portfolio review, una cosa del genere. E in quel caso io consiglio di frequentare o meno un determinato corso piuttosto che un altro. In linea generale, la scelta è relativa sempre se fare il corso di fondamenti o fare direttamente magari il corso intermedio. Non faccio fare l'avanzato quasi a nessuno, una sola persona ha fatto un avanzato in 10 anni che insegno, semplicemente perché questa persona aveva già fatto veramente un importante percorso individuale. Perché quando, nel corso intermedio si affrontano dei concetti, stiamo finendo adesso, per esempio, uno dei corsi intermedi, molto importanti e molto centrali, che spesso sono ignorati, no? O magari si conoscono in maniera molto superficiale. E quindi prendere il toro per le corna in tal senso è molto molto importante. Il corso di fondamenti invece è un corso che tra l'altro inizierà il 2 ottobre prossimo, quindi se ci fossero interessati vi consiglio di andare sul sito www.quadra.academy per poter leggere eventualmente il programma, insomma. È un corso relativamente breve, di 44 ore, e quindi, insomma, se siete interessati, potrebbe essere un buon inizio per fare un viaggio insieme. Ovviamente i corsi sono tenuti separati, anche perché, ovviamente, siccome hanno un costo, come ogni cosa, si potrebbe scegliere di farli in momenti diversi e non accorparli tutti insieme. Ok. Scusate l'effetto Droste. Allora, che gli facciamo a sto tizio? Occhiali? Oppure, che ne so, un cappello, una collana. Una collana, sì. O un tatuaggione sulla guancia. No, un vestito elegante, c'è cioè una camicetta. Cioè... Ah, gli sta facendo la camiciola? Attenzione. E allora è un killer professionista. Mi dissocio dai killer, che brutte persone comunque. Dipende. Mi dissocio da questo dipendere. Giustamente dicono che potrebbe essere un prete. Un prete marinaio. Un prete con passare marinaio.
Dicono che come prete ricorda un po' quello del film Il Petroliere. Non l'ho visto. No, mai visto neanche io. Noi. Eccola qui. C'è stato un altro momento di silenzio, ma c'è un'altra domanda. Cosa preferite disegnare? Vai, Anto, a te l'onore e l'onere. Sicuramente la figura umana è la cosa che mi affascina di più. Poi Duccio? Io in generale... A parte decido, ci metto troppo tempo a decidere, ma quando mi piace disegnare che sto libero, di solito vado su mostri, creature, l'horror mi piace. Cioè, diciamo, non disegno mai cose felici e allegre, di mia spontanea volontà. Ma perché tu già sei sempre allegro e felice, quindi hai bisogno di fare il male. Esatto, tu porti già la felicità nei nostri cuori. È la miseria. Io sto pensando, ma non ho una vera preferenza, cioè in realtà basta che ci sta qualche piantina in mezzo e mi diverto, però... Vabbè, comunque una preferenza. Vabbè, penso dipende anche molto dal mood in cui stai quel momento, da cosa ti è ispirato, da quello che hai visto. A volte leggi qualcosa, ti ispira, lo vuoi disegnare. A volte... pensi a qualcosa, immagina la tua storia, non so. Ok. Ah, invece ve la faccio io una domanda per i nostri ragazzi, ma preferite con o senza musica? Vabbè, bella. Chiedi a noi o a loro, se chiedi? Ah? Chiedi a noi o a chi guarda? A voi. Ah, oddio, anche a chi guarda, cioè. Io di solito disegno con la musica, però, per dirti, non metto quella che ascolto solitamente quando sto
non faccio altro, praticamente. Deve essere musica rilassante che non mi distrae. Tanto? Io dipende dal mood, perché la musica mi influenza quando disegno, no? Quindi se mi sto rilassando, deve essere rilassante, se invece ho bisogno di energia, deve essere energetica. Io per esempio ho proprio bisogno di sentirla mentre lavoro, per la maggior parte ovviamente. Io tipo se sto in fase creativa devo massimo, cioè voglio musica tipo ambientale per dirti. Ah, vedo che comunque un po' tutti ascoltano musica anche dalla chat. Poi c'è Mauro che scrive indie. Io spesso per esempio ascolto suoni ambientali, tipo che ne so, il suono della pioggia, sì. Il disegno, mi piace tantissimo, oppure gli ASMR, sì. Quelli che fanno quei suoni, no, mi rilasso, oppure tipo che ne so, il suono della gente che si massaggia, no? Senti quello strofinare, oppure di chi cucina, senti che ne so, sbattere le cose sui fornelli, una cosa mi rilassa. Però vabbè, sono cose personali, ecco. Io sui suoni della natura mi trovo, infatti certe volte quando ho bisogno di un mood invernale mi metto appunto una bora in sottofondo. Ah, vi capita di non trovare la referenza giusta? A me capita spesso di dovermi un po' allontanare dall'idea iniziale proprio perché non riesco a trovare la prospettiva o il volto giusto. Come risolvere questi casi? Ci perdi giornate intere a cercare reference, o se no cerchi di inventarla la cosa. Ok, continua. Ah, poi c'è un Marco Pennacchietti che dice: solo io ascolto Alessandro Barbero mentre disegno? No, a me Barbero piace, però dopo mentre mi disegno mi distrae, penso a lui, non penso a quello che faccio. Io invece ho un problema, perché mi piacerebbe tantissimo seguire le conferenze, le cose mentre disegno, ma ho proprio la necessità fisica di guardare lo schermo mentre sto seguendo qualcosa, tipo una conferenza, per guardare anche la prossemica, oppure ma anche l'attitude che dà la persona che sta parlando. No, io ascolto un sacco di conferenze, Barbero o Di Freddi, anche di gente meno famosa, tipo, che ne so, Morte Bianca, non so se lo conoscete, come no, lavoro, oppure che ne so, conferenze sulla filosofia, la psicologia, l'antropologia, gli animali, no? Sono veramente una specie di onnivoro sotto questo aspetto, quindi ci sta che anche cose stupide, non è che devono essere per forza impegnate. Va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, a che punto siamo? È venuta fame. A me è venuta fame. Sono le 8:07, comunque siamo nei tempi. Siamo nei tempi. Allora, dipende se cerchi reference fotografiche, allora Pinterest, oppure DeviantArt, per esempio, può essere utilizzato in questo senso, oppure se sono reference artistiche, allora ArtStation su tutto. Poi dipende da quello che stai cercando, ecco. Va bene, ragazzuoli, sono le 8. Vogliamo fare un giro delle cose che abbiamo fatto, così, insomma, giusto per farle vedere? Molto volentieri. Allora. Magnifichiamo il disegno del biscotto. C'è questa bella testolina che emerge da un tronchetto. Mm-hmm. Bella, bella, mi piace molto. Grazie. Adesso hai fatto un'ambientazione, mi sta. Cosa? Hai fatto anche l'ambientazione. Mi è scappata. Mi è scappata. Bravo, bravo il biscotto. Bravo. Grazie, Anto.
Allora, Daviduccio, Daviduccio, facci un po' vedere. Vediamo, vediamo. Oh, oh. Vabbè, ma è tipo tutto che mostruoso. Ma più che altro era tipo una cosa come se ci avesse qualcosa attorno alla faccia che gli tenesse le parti chiuse, ma... Una specie di seconda pelle organica. Sì, 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 sì. Sembra che c'ha la pelle bruciata. Una cosa del genere, ho pensato all'inizio con i colori accesi delle radiazioni e poi... Ah, dove bello, giocare di più. Bello. Molto bene, molto bene. Va bene, vi rifaccio vedere... Sì, io perché lo voglio vedere. Il mio? Oh, Madonna, che meraviglia. Vabbè, che meraviglia. Era partito da un'esercitazione molto semplice, ecco, poi insomma, ho provato a dargli un po' di carattere, però è venuto fuori qualcosa, ecco. C'ha bellissimo. La sua personalità, ci piace. Sì, ci piace, ci piace tanto. E vabbè, questo poi magari lo metterò come copertina su YouTube e magari... lo pubblicherò su Facebook, così almeno se volete vederlo un po' meglio ve lo vedete lì. Bravo patato. Va bene, va bene, ritorniamo a noi, rimettiamo le nostre facce magari, quindi tolgo io gli... non ce l'ho. Tu non ce l'hai e quindi sono un tondo, rimarrò un tondo. Allora vediamo se ecco, così siamo. Madonna, aspetta, mi metto di qua così non c'ho il simbolo di quadro sulla faccia. E allora ragazzi, grazie per questo bellissimo incontro, grazie e grazie tutti, per la partecipazione e tutte le domande che avete fatto. Sono stato super contento di poter rispondere. Ovviamente se avete idee, suggerimenti per prossime live, prossimi incontri, sparatele sull'etere, perché così almeno le raccogliamo, possono diventare degli ottimi spunti per altri momenti. E vi ricordo insomma che mi fa piacere se siete interessati ai vari corsi, fate domande, ecco, non siate timorosi, ecco, non c'è niente di male nel voler sapere le cose, anche se poi non volete frequentare, insomma, va bene anche interessarsi. E, vi rimando ai prossimi incontri, che cercherò di farli un po' più regolari, diciamo sto cercando di prendere questo impegno un po' con me stesso, e se siete interessati al figure drawing, il mercoledì nel server Quadra, a titolo assolutamente gratuito, quindi soltanto per il piacere di disegnare insieme, facciamo delle sessioni di 3-4 ore di disegno, dando come tema, l'ultima volta abbiamo fatto il figure drawing, quindi figure anatomiche, ma magari nel tempo faremo anche cose come animali oppure costumi, insomma, o architetture, vedremo, insomma, ce ne saranno varie. Diciamo è un buon modo per incontrarsi, chiacchierare, lì magari lo si può fare un po' più direttamente perché non c'è la chat che ci separa, no? E farsi vedere anche un po', come dire, prendere contatto, non soltanto con me, ma anche tra di voi, perché secondo me una delle cose belle della comunità di artisti è che di fatto l'interesse nei confronti dell'arte ci accomuna molto e spesso possono nascere bellissimi rapporti, bellissime amicizie. Quindi, insomma, approfittate di questo. E sì, è una cosa accessibile a tutti, il figure drawing. È una cosa libera. Ovviamente non la organizziamo sempre, non costantemente, però sicuramente mercoledì prossimo ci sarà. E almeno per tutto luglio lo faremo, a agosto probabilmente prenderemo una pausa per, come dire, ricaricare le batterie e poi magari riprenderemo a settembre. In ogni caso ringrazio anche Domenico per la sua biscottaggine, per la sua meravigliosaggine. Grazie a te e alla chat fantastica. Ringrazio Davide per il suo bellissimo... Tondo. No, scherzo, perché è un patato pure lui, e ringrazio anche voi per la partecipazione e ci si vede nelle prossime. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Un abbraccio, ciao.